Salve, buon pomeriggio a tutti, grazie per la parola. Sono Laura Grossi della cooperativa Centofiori di Rimini. Il mio compito oggi è quello di coordinare questa seconda sessione del pomeriggio, e continuando la riflessione e mettendo, diciamo, un pochino in luce alcune tematiche, le due, diciamo, aree che sono al centro di questa Summer School, appunto, che riguardano le droghe e la salute mentale. Io ho visto che è un pomeriggio molto denso di tematiche e gli interventi sono cinque relatori e ogni relatore avrà una ventina di minuti a disposizione. Io quindi ci terrei, insomma, a parlare poco e a il più possibile cercare di rimanere nei tempi per poi dare spazio alle domande e al dibattito, perché mi sembra molto importante, insomma, in questa sede poterci confrontare, poter esprimere un po' i pensieri che scaturiscono dalle relazioni che verranno esposte. Quindi io diciamo, partirei subito da Henri Marangon, che è del Comitato Scientifico Forum Droghe, è già direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'ex USL di 6 di Livorno, che ci diciamo, parlerà di una relazione, diciamo, che il titolo è Processi di medicalizzazione e patologizzazione, il ruolo ambivalente delle neuroscienze. Io, dottor Marangon, se posso, l'aiuterò con i tempi, facendo questa parte molto sempre sgradevole, però magari a qualche minuto dalla fine, se vuole l'avviso, magari lei ha già un po' tarato l'intervento sui tempi, e quindi insomma vediamo un po' come organizzarci. Intanto la ringrazio e le lascio la parola. Quindi posso andare? Allora, buongiorno a tutti. Sì, quindi comunque avevo tarato più o meno un intervento sui 20 minuti. Come devo dire che ho ascoltato con molto interesse gli argomenti di stamani, che condivido tutti. Principalmente la vedo. Cos'è questo qui? Scusate, ma io mi c'è un'interruzione. Scusate, ma io sono. Credo sia una chiamata Skype che è arrivata. Come faccio a riprendere? Noi la stiamo sentendo e vedendo. Però parlo così, io non. C'è una figura davanti a me di sua. Vabbè. Quindi dicevo che ho ascoltato e condiviso assolutamente tutti gli interventi di stamani. E le preoccupazioni denunciate da tutti sulla deriva che stanno prendendo i servizi e poi la visione che abbiamo di questa della patologia. Recording in progress. Ma io questo non. Scusate, mi sono disturbato da questo. Boh, intanto mi viene una frase in inglese. Quindi per cercare un po' di capire da dove vengono tutti questi i dubbi, perché cosa giustifica questo rifiuto di accettare tutte le evidenze che abbiamo dimostrato in questi anni? In realtà quello che giustifica questo è una visione distorta, diciamo, dato non tanto dalla neuroscienza, quanto da chi interpreta la neuroscienza, che poi in realtà sono molto confuse su questo. Quindi il mio intervento è centrato su questo, cercare di spiegarvi cosa possiamo capire dalle neuroscienze. E vedrete che non confermano assolutamente, anzi, sconfessano completamente tutte le impostazioni attuali. Il mio intervento sarà un po' didattico, però è forse necessario perché per permettervi di capire un po' su cosa si basa. Allora, per la medicina la malattia è un insieme di sintomi dovute a una causa da ricercare generalmente nella lesione di un tessuto o nel difetto di un gene.
che altera il funzionamento dell'organismo. Medicalizzare la dipendenza significa quindi applicare questo modello alla dipendenza. Vale a dire supporre che sia dovuta a delle alterazioni provocate dalle droghe a livello del cervello. E questo, questa ipotesi che giustifica tutta la proibizione, le reticenze per le politiche di riduzione dei danni, tutto. Allora, è corretto farlo, questa assimilazione? Allora, la risposta ufficiale della psichiatria sembra un sì, o piuttosto un ni, perché non è mai riuscita a localizzare le ipotetiche alterazioni. Poi aggiungo che il fatto di parlare di doppia diagnosi e non di doppia malattia è significativo, poi tutto sommato, dei suoi dubbi. La mia risposta invece è no. E non è ideologica, ma si basa su ciò che sappiamo dal funzionamento del cervello. So che si tratta di un argomento al quale non siete abituati, ma che non si può eludere. E vi rassicuro che è molto più semplice, cercherò di trattarlo al modo più lineare possibile, ma vedrete che non è complicato a capire. La mia risposta negativa alla medicalizzazione della dipendenza si appoggia sulla conclusione alla quale sono arrivate le neuroscienze più di 20 anni fa, quindi non è una cosa recente. Non esistono strutture particolari all'interno del cervello. Esso è composto solamente di neuroni. In verità esistono altre cellule, però servono a nutrire, a proteggere il neurone, quindi non hanno influenza sulla importanza della nostra riflessione. Perché si tratta di una nozione importantissima? Perché una notizia così importante? Perché tutti i nostri paradigmi si basano tutti sulla convinzione che i neuroni, che partono da ogni punto dell'organismo e dagli organi di senso, portano delle informazioni al cervello, dove qualche struttura particolare li analizza prima di elaborare le risposte che vengono trasmesse ai neuroni motori per attivare i comportamenti opportuni. Tutti sono d'accordo su questo modello. Le discussioni, semmai, convergano sul modo in cui queste strutture cerebrali analizzano e elaborano le risposte. Lo fanno direttamente, questo è il pensiero del localizionista, è quello che poi in qualche modo sul quale si appoggia tutta la politica di proibizione, perché poi in fondo le droghe alterebbe una di queste strutture. O invece lo fanno permettendo l'emergenza di un'organizzazione metafisica chiamata coscienza, mente o psiche, che si assume il compito di analizzare, di elaborare a seconda del modello che gli viene ipotizzato. Anche lì non sappiamo però come le strutture cerebrali poi si collegano con questa organizzazione metafisica. Comunque, se una notizia così clamorosa come questa è passata sotto silenzio, perché poi non se ne parla, si continua a parlare tranquillamente di struttura cerebrale, non per malafede, ma perché la convinzione che dovrà comunque esistere un qualcosa per analizzare e elaborare delle risposte è così forte che le neuroscienze hanno automaticamente concluso che queste operazioni si espletano all'interno del sistema di connessione dei neuroni. La parte, poi lo vedremo, che è la più plastica del cervello. Naturalmente, dopo più di 20 anni di ricerche, perché ormai sono più di 20 anni con dei sistemi esplorativi estremamente sofisticati e raffinati, non sono riusciti a dirci dove, quale struttura, dove, quale sinapsi, le sinapsi di quale struttura, dove, niente, non sappiamo. Siamo sempre come Sant'Agostino con il tempo. Se ci chiedono cosa sia l'intelligenza, la memoria, la coscienza o il libero arbitrio, lo sappiamo benissimo, ma se ci chiedono di spiegarlo, non riusciamo a farlo. In realtà la constatazione che il cervello è composto solamente di neuroni avrebbe dovuto suggerire un altro approccio. Non cercare come o dove si produce la coscienza, l'intelligenza, la riflessione e quant'altro da mettere a disposizione dell'organismo. Le neuroscienze avrebbero dovuto cercare di seguire un percorso epistemologicamente più corretto,
ripartendo dal ruolo del sistema nervoso. Per tutti gli organismi biologici, consentire il ruolo del complessi, per tutti gli organismi biologici complessi, scusate, il ruolo del sistema nervoso è quello di tenere unito l'organismo e di consentirgli di coordinarsi per compiere, interagendo con il contesto, ciò che gli è necessario per sopravvivere, crescere e riprodursi. Poi, per noi prende gli aspetti estremamente sofisticati, ma la base è questa. E avrebbero le neuroscienze dovuto chiedersi allora come l'uomo riesce, grazie ad un sistema di coordinamento estremamente sofisticato, a comportarsi in modo intelligente, avveduto, riflessivo e perfino a pensare. Quindi un rovesciamento totale dei nostri paradigmi. Non cercare cosa è la coscienza o l'intelligenza, ma come ci comportiamo in modo intelligente o coscienzioso. Un modo di superare la dicotomia mente-corpo e corpo-cervello. L'informazione che circola all'interno del cervello, all'interno dei neuroni, è sempre ed unicamente una debole corrente elettrica che serve ad attivare o inibire il neurone o il muscolo con il quale entra in contatto. Serve solo a questo. Quindi all'interno del cervello circolano unicamente dei flussi di corrente elettrici che partono da recettori disseminati nell'organismo o negli organi di senso per incrociarsi all'interno del cervello e ritornare in direzione dei muscoli, dello scheletro o delle cellule per attivarli o inibirli in funzione dell'informazione ricevuta dall'organismo o dal contesto. Dovete sapere infatti che i neuroni seguono un percorso estremamente preciso e lineare che li porta fino alla corteccia cerebrale, ma che all'interno del cervello si connettono gli uni con gli altri tramite una fitta rete di gruppi neuronali o moduli, come li chiamano alcuni, estremamente articolata. Ed è lei che consente la ricchezza e la finezza delle interazioni, che sono richieste dalle nostre straordinarie capacità. Oltre a questi moduli, sui quali sappiamo ancora poco, non sulla loro natura, che sono fatti solo di neuroni, ma sulla logica con la quale si connettono, si stima che all'interno del cervello si incrociano così migliaia, o secondo alcuni milioni addirittura, di miliardi di neuroni, e che ogni neurone stabilisce mediamente 10.000, alcuni addirittura parlo di 100.000 connessioni. Qui vedete una cosa estremamente complessa. Inoltre, queste connessioni non avvengono per contatto diretto, ma tramite il rilascio di neurotrasmettitori all'interno di un piccolo spazio chiamato sinapse e che vanno a fissarsi sull'altro neurone per attivarlo o inibirlo. Quindi è solo un gioco di questo tipo. Fatte queste premesse, per comprendere come cervello ed organismo dialogano tra loro per consentire lo sviluppo delle nostre capacità, il più semplice fosse di partire dall'osservazione di un neonato. Quando qualcosa non va, il neonato si mette a gridare e a gesticolare, senza finalità, perché non ha consapevolezza di nulla. E quando ha ritrovato la calma, abbozza un inizio di sorriso. Queste reazioni servono unicamente a richiamare involontariamente la madre o a tradurre uno stato di benessere e confermano l'esistenza di questi collegamenti diretti tra le glande neuronali. Ebbene, questi semplici collegamenti, seppure articolati, con la guida della madre, permettono al bambino di affinare i suoi gesti e di finalizzare mano a mano che riesce a riconoscere gli oggetti o le persone, di associare le parole che gli vengono ripetute e di ripetere a sua volta. In altre parole, impara ad attivare sempre il comportamento più opportuno. Attenzione, quando dico opportuno, non è un opportuno in assoluto. È un opportuno in funzione delle circostanze e delle proprie condizioni. Si tratta naturalmente di un lungo apprendimento che per essere completato richiede più di 15 anni, durante i quali le esperienze permettono di rinforzare
tutte le sinapse più frequentemente attivate. Cosa significa rinforzare le sinapsi? Quando il neurone è attivato, invia dei messaggi al suo DNA per chiedere di aumentare la produzione di neurotrasmettitori. E questo gli permette di reagire più rapidamente e con maggiore intensità. Quindi queste sinapsi rinforzate, disseminate così, creano così dei legami privilegiati tra percezione, reazione e sensazione, modellati sull'abitudine. Per misurare l'importanza di questo processo dovete sapere che nell'uomo rappresenta la causa della quadruplicazione del volume del cervello tra il neonato e il bambino, tra il neonato e l'adulto. A titolo di confronto, nella scimmia aumenta solamente del 25%. Questi legami privilegiati permettono di associare immediatamente le risposte alle situazioni che si presentano, che si tratti di comportamenti o di ragionamenti, sulla base degli effetti ottenuti a seconda delle proprie condizioni e delle circostanze. Poiché questi legami sotto forma di sinapsi rinforzate rappresentano l'impatto delle esperienze sul nostro cervello, vi propongo di chiamarle mappe neuronali esperienziali. Vedete, non avere delle strutture cerebrali ad hoc a guidarci non significa che l'organismo sia autosufficiente o autonomo, ma significa concedere maggiore importanza nello sviluppo della personalità al ruolo degli altri, della storia personale e del contesto. E significa anche lasciare all'organismo la possibilità di determinarsi all'interno dell'esperienza alla quale è confrontato, poiché lui, sulla base degli effetti ottenuti, che decide di evitare o di ripetere certe esperienze e quindi di rinforzare certi legami. Questo è il vero compito del nucleo accumbens di cui si parla, i nostri farmacologi parlano volentieri, penso di aver spiegato con questo la dipendenza. Il nucleo accumbens serve a far ripetere le esperienze più gratificanti, tutte, non solo le droghe, a salvaguardia dell'organismo, ben lontano quindi da quello di distributore allo centro di piacere come alcuni lo presentano in modo un po' troppo superficiale. Un altro aspetto importante da sottolineare è il fatto che ogni elemento che compone una mappa esperienziale è associato a una moltitudine di altre mappe neuronali e questi incroci tra loro permettono di ricomporle per ottenere di nuove mappe e trovare così delle nuove soluzioni, immaginare delle nuove situazioni o elaborare dei nuovi ragionamenti sulla base di ragionamenti precedenti o di esperienze vissute o immaginate. Ciò che chiamiamo mente o coscienza è semplicemente la capacità di ricomporre le geografie sinaptiche relative alle parole o ai gesti che abbiamo vissuto, immaginato e che possiamo attivare autonomamente senza coinvolgere l'organismo. Appunto, per inventare, creare, immaginare praticamente così all'infinito. L'argomento richiederebbe sicuramente un maggior sviluppo, comunque l'essenziale è ritenere che natura e cultura non si oppongono, ma collaborano perché il cervello si modella in qualche modo sulle esperienze per restituire come competenze nelle situazioni analoghe, sempre che esse siano state gratificanti, sia per l'organismo, sia da un punto di vista relazionale. E diciamo, questi elementi sono sufficienti per comprendere perché la dipendenza non è dovuta a delle alterazioni provocate dalle droghe, ma piuttosto a delle esperienze che modellano il cervello. Le droghe agiscono sui recettori, che ritroviamo nelle sinapsi, e modificano per modificare l'azione delle sinapsi. E possono così modificare le sensazioni che proviamo. Quindi permettono semplicemente di modificare le sensazioni, sentirsi più, lo spiegava bene Leopoldo stamani, sentirsi più sicuri, levare le sensazioni di disagio. Se la situazione in cui si consumano le droghe sono gratificanti per l'organismo, che non è sempre scontato, e gli permettono di sentirsi meglio con gli altri,
esso tenderà a ripetere l'assunzione. E più la ripeterà, e più si modificheranno le sue mappe esperienziali. Si rinforzano quelli che gli permettono di vivere le esperienze con le droghe e si indeboliscono quelle sollecitate nella vita quotidiana. Questo processo avviene tanto più rapidamente, tanto più la vita relazionale è povera di soddisfazione. E questo naturalmente dipende a livello neuronale dalle mappe esperienziali, o se preferite dalle risorse che la storia personale e il contesto gli hanno permesso di accumulare. La dipendenza è quindi la condizione della persona che ha perso ogni abilità nell'affrontare la vita quotidiana, ma non perché è diventata stupida, inaffidabile o addirittura delinquente, ma perché non ha gratificazione da associare e ne trova solamente, sebbene sempre meno appaganti, con le droghe e il loro contesto. Ma attenzione, ad aggravare questo processo contribuiscono drammaticamente due aspetti. Lo stigma che colpisce il tossicodipendente e che interiorizza, e la politica di proibizione, che contribuiscono l'uno come l'altra ad emarginare ulteriormente chi è in difficoltà. E questo è tanto più insopportabile che si basano su un'ipotesi, come abbiamo visto, sconfessata dalla loro scienza. E a uno che avrà bisogno, come ossigeno, di esperienze gratificanti, lo emarginiamo. Quindi è proprio l'assurdo il più totale. Concludo il mio intervento. Spero di essere ai tempi. Se di malattia vogliamo parlare, allora dobbiamo parlare di malattia per carenza di esperienze gratificanti. La conseguenza, per aiutare il tossicodipendente dobbiamo accompagnarlo il più rapidamente possibile affinché possa sperimentare delle gratificazioni in situazioni diverse da quelle legate alla droga. Non c'è apprendimento o formazione di mappe esperienziali, se preferite, metterle sul versante neuronale, senza piacere, aspetto troppo spesso sottovalutato. Infine, non posso chiudere senza ripetere quanto detto stamani e tutto, anche da me denunciato tante volte, quante tutte le strategie di riduzione del danno non solo non devono essere ostacolate, ma devono essere valorizzate, incoraggiate e diffuse il più possibile, in quanto permettano di frenare prima la spirale della marginalizzazione e di anticipare l'inizio della risocializzazione. Io non sono del tutto d'accordo con Donisa, cioè per me la risoluzione del danno sono anche degli interventi, sono anche dei sistemi di recupero, è terapia. Per me ha dignità di terapia, cioè poi dignità, non so se è. Comunque, io mi fermo qui, penso che spero avervi aiutato a capire certe cose, perlomeno l'assurdità della neuroscienza. Quello che vi sto dicendo non è la via ufficiale della neuroscienza, le quali si sono mai, a dire la verità, interessate alle droghe. Solo alcuni farmacologi prende, si informa, legge qualche testo di neuroscienza ad uso e consumo e poi ne fa l'interpretazione che vuole. Quindi tutto il modello con il quale, tutto l'approccio che abbiamo avuto fino alle droghe è tutto da rivedere. E tutte le esperienze, tutte le evidenze che avete accumulate sono più che giustificate e sostenute dalle evidenze scientifiche, se le vogliamo leggere senza preconcetti. Ora mi fermo qui per lasciare spazio alla discussione e vi ringrazio. Ho finito. Bene. Sì, grazie mille per questo intervento che integra la possibilità un pochino sulla riflessione, diciamo, come lei poneva l'attenzione a come sono interpretate le neuroscienze, no? Non diciamo che quello che può essere a noi utile è una, diciamo così, epistemologia convergente che ci permetta poi di tradurre, no, nell'operatività
gli apporti delle altre discipline, degli altri riferimenti scientifici. Questo è assolutamente interessante. Dunque, io andrei avanti, diciamo, con gli altri interventi, perché poi per poi lasciare un po' spazio alle domande, poi vediamo un pochino se fare alcune domande, alcuni interventi prima della fine, vediamo un po'. Io però andrei avanti adesso con Roberto Beneduce e Patrizia Meringolo, con il loro intervento, restituire soggettività contro i processi di oggettivazione. Lascerei appunto a voi la parola, non so come volete dividere il vostro intervento, comunque prima chiaramente sono 20 minuti per i prima due. Prima interviene Beneduce e poi intervengo io. Ah, benissimo, io ho detto prima lei per cortesia femminile. No, lasciamo come nel programma. Va bene, facciamo come nel programma e allora do la parola a Roberto Beneduce, grazie. Grazie, sono felice di essere con voi, saluto le amiche e gli amici. Chiedo solo una precisazione perché non ho sentito bene, e cioè se 20 minuti siano il tempo complessivo per entrambi o soltanto o per ciascuno di noi due. Sì, scusate, ci sono dei tempi perché mi ridanno il per ciascuno di voi due. D'accordo, grazie. Purtroppo dovuto lavorare questo mattino con un gruppo di clinici di Médecins Sans Frontières e quindi non ho potuto partecipare ai lavori. Entro dunque ora e sono riuscito appena a sentire l'intervento del collega Marangon. Vengo da una prospettiva, da una posizione sicuramente eccentrica, ma credo che chi mi ha invitato insomma, sa bene che io lavoro soltanto marginalmente rispetto al campo delle dipendenze e vorrei da questa posizione relativamente eccentrica provare a condividere con voi alcune idee, soprattutto a partire dal fatto che il territorio delle domande, dei bisogni delle persone di cui ci occupiamo è andato modificandosi sotto il profilo sociale e culturale, vedendo sempre più crescere la popolazione di cosiddetti non italiani, di utenti stranieri, di immigrati, il che mi permette di dire qualcosa a partire da un'esperienza particolare, che è quella della familiarità clinica, della consuetudine clinica con utenti stranieri, realizzata negli ultimi 27 anni a Torino presso il centro Franz Fanon. Tuttavia, le parole ascoltate prima e il contesto, la stessa scelta di offrire al nostro congiunto intervento questo titolo così imponente mi obbliga quantomeno a evocare qualcosa di più generale che fa in qualche modo da cornice a quanto poi dirò fra poco. Ha preso nuovamente corpo una riflessione critica su quella relazione estremamente controversa che c'è fra lo spazio della sofferenza psichica, quale dovrebbe essere gestita dai servizi di salute mentale, e quell'area di sofferenza, inquietudine, dipendenza che si vede attribuire ai territori dei CERT. Questa dialettica, questa dicotomia, a mio giudizio, esprime una profonda infelicità. È una partizione che ho sempre esplicitato ai colleghi e agli amici, a mio giudizio artificiosa,
nata non da una scienza della sofferenza, da una verità della sofferenza, da un progetto teorico intorno alla sofferenza umana, ma da una molto più, a mio giudizio, pragmatica decisione di attribuire a comportamenti quali quelli che abbiamo preso l'abitudine di definire appunto di dipendenza oppure nell'altro caso psicosi, eccetera, eccetera, delle competenze, degli specialismi. Il futuro di questa partizione ci dirà qualcosa, adesso è ancora presto, ma nell'esperienza che io ho, talvolta un'esperienza anche avuta a cavallo di questi ambiti, ho sempre più accumulato elementi di perplessità nei confronti di queste due competenze, di queste due specializzazioni, che non di certezza. Questo lo lascio come, non come problema, come interrogativo, ma come commento a piedi pagina, dal momento che queste giornate si vogliono anche una riflessione congiunta fra questi campi di azione, fra questi specialismi. E rimane da dire tutto il resto, ma non voglio consumare il tempo poco che ho a disposizione. Secondo passaggio, la psichiatria, le neuroscienze anche di cui parlava prima il collega, per chi le guarda dal punto di vista medico-antropologico, sembrano da qualche tempo sottoposte a una profonda, convulsa crisi, detta però con grande arroganza. Cerco di essere più preciso. Meno sono le certezze, meno sono le conoscenze reali e soprattutto l'efficacia dimostrata degli interventi, e più la psichiatria e le neuroscienze si fanno portatrici di quelle che Popper avrebbe definito delle promissory notes, la promessa che di qui a poco riusciremo a. Penso ai lavori di uno psichiatra israeliano come Avi Peled, che preannuncia in qualche articolo la fine della psichiatria, che si vuole portatore di questo bridge, come lui lo definisce, di questo ponte fra neuroscienze, psichiatria e psicoanalisi addirittura, grazie a quella che lui definisce neuroanalisi. Penso a tutte le varie tecniche che voi conoscete meglio di me, che vengono lanciate sul mercato ogni giorno, e penso inevitabilmente a questa mercantilizzazione dei prodotti suppostamente terapeutici. Adesso, solo stamattina, mi giungeva l'offerta di partecipare a un webinar sulla teoria polivagale, e insomma, c'è davvero un mercato incredibilmente florido che deve interrogarci. Non possiamo avere in mente di fronte a noi il soggetto periferico, il soggetto marginale di Torino, Napoli, e ignorare questo rigoglio di terapie di cui ci si deve chiedere, a mio giudizio, ma dove finiscono tutte queste promesse e queste capacità tecniche? Come mai non riescono a cadere sul terreno arido della sofferenza, della carenza di risorse, della carenza di servizi, e a promuovere un visibile incremento di benessere? Questa distanza, dal punto di vista antropologico, io non posso non essere in questo momento anche un analista che sfrutta gli strumenti dell'antropologia, perché faccio questo, è profondamente contraddittorio. Più noi siamo insoddisfatti, più nei servizi si lamenta la povertà, l'impoverimento, la pauperizzazione, si potrebbe dire, delle nostre strategie, con poche eccezioni, con pochi, diciamo, luminosi casi di interventi che hanno dimostrato un'autentica efficacia, un autentico successo.
e più dall'altro le nuove tecniche continuano a proliferare. Che cosa c'è? Quale ansia dovremmo riconoscere in questo paradosso, in questa dicotomia? Andando un po' a caso e avvicinandomi un po' di più al titolo di questo intervento, mi sono imbattuto in un libro che voi conoscete sicuramente bene, che fu pubblicato in un anno per me decisivo, quello che per me rimane un vero anno cerniera, cioè il 1961, un anno nel quale vennero alla luce libri straordinari, il Foucault di Storia della follia, I dannati della terra di Fanon, Goffman, Basaglia che arriva a Gorizia e tanti tanti altri testi. Ma quello al quale pensavo è quello di Henri Michaux che scriveva nel 61 Connaissance par les gouffres, la conoscenza dagli abissi, un testo molto citato nel quale l'autore sosteneva la necessità di abbandonare nel pieno del dibattito sulle droghe, sulle sostanze psichedeliche, questa metafisica dell'illuminazione, diceva essere ormai finito il tempo del paradiso. Il nostro secolo non è un secolo di paradisi, scriveva Michaud, e voleva invece capire in che misura dalle droghe potessero essere tratti elementi di conoscenza. E in questo testo, come in altri suoi lavori, compie un'analisi davvero chirurgica intorno ai processi conoscitivi resi possibili dall'uso di alcune sostanze. Faccio solo un riferimento puntiforme alle pagine dedicate alla psilocibina, il fungo messicano che in alcune lingue si chiama letteralmente crollo, perché Michaud sottolineava come ci fosse nelle conseguenze su colui che assumeva questa sostanza un effetto che lo aveva molto spaventato. E le sue parole sono interessanti per quello che il titolo in qualche modo lascia immaginare. Michaud scriveva che lo aveva molto interrogato il fatto che si diventava idealmente normali, scriveva proprio così letteralmente, sottomessi allo spirito del corpo, ossequiosamente rispettosi dell'educazione ricevuta, e soprattutto lamentava il fatto che questa sostanza, la psilocibina, eliminava la capacità di essere impressionati dagli eventi. È una formulazione interessante che quasi fa pensare a un concetto molto familiare agli studiosi di scienze politiche, cioè quello di servitù volontaria, e che ci interroga su un aspetto del quale probabilmente dobbiamo farcene qualcosa, cioè al di là della gratificazione che è dimostrata, documentata, prima evocata, una gratificazione che supera quella derivante dalle relazioni sociali, anch'essa documentata, c'è questo incredibile effetto, qui chiaramente riferito alla psilocibina, ma probabilmente generalizzabile ad altre sostanze, di non essere più in grado di rispondere agli eventi, di esserne impressionati e dunque di non riuscire più a realizzare, nemmeno a partire da quelle trasformazioni oggettive, ben note, delle sostanze, un processo minimo di conoscenza di sé o del mondo, dell'ambiente. Mi aggancio, non con spirito polemico, ma proprio perché ne sono interrogato. Come sempre, le parole risuonano ed evocano molte, molte cose. Alla frase poc'anzi pronunciata dal professor Marangon quando diceva che in realtà più la gratificazione aumenta dall'uso di sostanze e più si riduce quella delle relazioni sociali e più sarà difficile spezzare quel cammino che diventa poi irreversibile.
Perché dico questo? Perché è proprio sulle scarne gratificazioni derivanti dal sociale che vorrei invitarvi a pensare, essendo probabilmente a questo livello il problema non sempre esplicitato, e cioè il fatto di abitare un mondo, un sociale che non offre più sufficienti gratificazioni, un sociale sempre più povero, un sociale che abbuffa di stimoli e di promesse, ma che non riesce più ad attrarre. Ora, questa riflessione, molto molto teorica e molto astratta, per me ha una ricaduta minacciosamente concreta quando penso alle persone che frequento, agli utenti di cui mi occupo di più, gli utenti stranieri. Coloro per i quali parlare di gratificazione del sociale è già un elegante eufemismo, laddove si dice loro in modo schietto e diretto, senza usare il lei, questo chiaramente lo sappiamo bene, sei uscito dal progetto, trovati una casa, il lavoro chiaramente diventa un'illusione, una possibilità molto rarefatta, eccetera, eccetera, le cose che conosciamo bene. Così poco gratificante questo sociale connotato dai fantasmi e dalle minacce del razzismo, della violenza, che in un vortice a voi notissimo, parlare di gratificazione diventa, ripeto, quasi una sorta di provocazione politica. Il sociale è oggettivamente per molti utenti, prima che essi diventino anche dipendenti, un sociale che minaccia, che piega, che assedia, che ammala. E dunque il bilanciamento deve essere configurato all'interno di rapporti di forza individuati, chiamati per nome, convocati al tavolo dei responsabili, prima di immaginare una ideale bilancia che le nostre mani sarebbero in grado con quello o quest'altro strumento terapeutico di riequilibrare. E voglio però dire qualcosa a proposito del titolo, finalmente, e cioè di questa soggettivazione. Dobbiamo anche qui prenderci il tempo e il gusto di esplorarne non solo le facili promesse, ma anche le ombre e le contraddizioni. Purtroppo non mi è stato possibile, per altri impegni, ragionare prima con la collega e quindi mettere in fase, accordare i nostri interventi, e sono, davvero molto curioso di ascoltarla, però, proprio a partire dalla mia esperienza clinica e di ricerca, nel corso degli anni ho sempre più, necessariamente dovuto prendere distanza da una nozione già data, già definita di soggetto e soggettivazione. Ho dovuto prendere distanza da significati chiari di questo termine, che è stato un termine forte, un termine chiave dei passati decenni, quando ai processi di oggettivazione si opponeva facilmente il recupero di una soggettività in sé, addirittura chiamata terapeutica. È un passaggio questo storicamente fondamentale quando tutto a molti sembrava chiaro. L'oggettivazione provocata dalla violenza di diagnosi spesso inventate e prive di qualsivoglia fondamento scientifico che cosificavano i nostri utenti e le nostre utenti. Quando io dico cosificazione, uso un termine che ebbe una prima grande diciamo, sottolineatura, al di là dei filosofi del XIX secolo, in un poeta martinicano, Aimé Césaire, che individuava nella cosificazione il proprium della colonizzazione. La colonia cosifica. E quando io mi ricordo di quello che diceva Aimé Césaire nel 1955, penso che posso applicare identica quella formula a quello che è accaduto e che accade
nei servizi e in una pratica spesso sommaria del far diagnosi o del fare terapie, dove l'altro è semplicemente cosificato ed è spesso inconsapevole di ogni tipo di intervento. Soltanto alcuni giorni fa, permettetemi di prendere un minuto in più a questo proposito, chiedo proprio una parentesi temporale perché mi sembra importante. Eravamo in conflitto con i servizi di Torino perché nessuno di colleghi anziani, delle colleghe anziane con esperienza, che hanno fatto scuole di psicoterapia, che sanno tutto del fare clinica, si era preoccupato di spiegare a una paziente i farmaci che venivano somministrati, gli effetti che quei farmaci volevano realizzare come terapeutici, gli effetti collaterali, in breve, una violenza mostruosa rispetto alla quale noi potremmo decidere di adottare la stessa critica che Basaglia adottava nei confronti del manicomio negli anni 60. La violenza del non dire, del non spiegare, che continua quel processo di cosificazione, che non perde il suo tempo a spiegare cosa una molecola fa o vorrebbe fare, semmai lo psichiatra o la psichiatra ne conosca davvero tutti i meccanismi e tutte le azioni. Perché parlo di questo? Perché indubbiamente la dialettica soggettivazione-oggettivazione conserva intatta una sua forte valenza oggi, laddove si tratta di riconoscere la violenza sistematica che viene applicata su soggetti inconsapevoli, soprattutto se fragili, se incapaci di governare tutti i segreti della lingua o i rapporti di potere, ad esempio immigrati, clandestini e così via, tanto più questi sono soggetti di cui si può fare oggi ancora qualsiasi cosa. Lo abbiamo visto nei centri di detenzione amministrativa, ma qui apriamo un capitolo infinito nel quale ci dovrebbe essere un tempo maggiore di quello previsto per essere dettagliati. Questi uomini e queste donne oggettivamente non possono essere soggettivati, tali sono i rapporti di violenza nei quali sono stati crocificati. Quindi dobbiamo ricordare che la soggettivazione oggi mantiene una valenza intatta a condizione di riconoscere tutta la violenza politica che continua a essere inflitta alle persone. Dove invece questa nozione di soggettivazione di soggetto devono essere in qualche modo ripensati, rielaborati. Probabilmente avrete letto, qualcuno di voi, questo articolo simpatico pubblicato su Internazionale di luglio, dal titolo Siamo davvero liberi di scegliere? Un articolo un po' lungo, che chiede un po' di pazienza, che si imbatte in alcune teorie di filosofi della mente, neuroscienziati, la teoria di un tale Jonah Berger del 99, insomma, teorie vecchie e nuove recuperate per dire che in realtà quando noi abbiamo la pretesa di scegliere, e ritorna questo motivo filosofico che ha messo in atto, ha generato non poche guerre, siamo determinati da molte, molte cose. E dunque l'idea stessa di un soggetto capace di esercitare una scelta, capace di agire, finisce quasi con lo sgretolarsi. Potete immaginare le conseguenze anche giuridiche di un tale vacillamento che ha fatto addirittura sì che alcuni di questi filosofi tacessero, perché viene meno nella esasperazione di questi modelli la nozione stessa di responsabilità anche nei comportamenti che possono essere ritenuti criminali. Messo da parte questo passaggio, anch'esso bisognoso di grandi approfondimenti, io voglio soltanto aggiungere che la nozione di soggetto e di soggettivazione devono essere in qualche modo corretti, epurati, come si fa talvolta quando
si preparano le bevande alcoliche, si aggiunge dello zucchero, si aggiunge dell'acqua per non renderle troppo forti, perché questa nozione che nasce da un'eredità filosofica ed epistemologica particolare, non necessariamente ritrae e accoglie l'esperienza di chi che sia a qualsivoglia latitudine. Chi lavora con gli utenti stranieri ha già capito dove voglio arrivare. Essere soggetti e in qualche modo sovrani della totalità dei propri pensieri, delle proprie azioni, delle proprie scelte, è in molti contesti, a dir poco, un'illusione paranoica. E c'è un passaggio molto bello in un Foucault di anni fa, nel quale diceva che questa idea di essere soggetti capaci di governare il mondo, di essere al centro del mondo, è in effetti il nucleo per eccellenza del pensiero paranoico. Dobbiamo ricordare che questa enfasi sulla nozione di soggetto e soggettivazione potrebbe non incontrare necessariamente il bisogno, la sensibilità, la domanda di persone che soffrono, di persone che sono dipendenti, ma che si riconoscono essere curati, sostenuti, aiutati, non dal raggiungimento di una soggettività che noi sappiamo essere in buona parte illusoria, ma dalla ricostruzione di molteplici relazioni nelle quali però esse finalmente agiscono un livello soddisfacente di potere. Il tempo è finito, non abbiamo modo di, io insomma, non ho tempo per dettagliare anche con dei riferimenti le idee che hanno presieduto a questo cammino rapidissimo. Vedo che Leopoldo è lì e quindi lui che con gli stranieri ha lavorato e lavora tuttora sa perfettamente quanto la soggettivazione degli utenti stranieri per molti di loro potrebbe essere veramente soltanto un ulteriore vuoto fantasma. Dunque la necessità di ripensare in un lavoro infinito teorie, categorie e vocabolari. Grazie. Grazie, grazie mille a Roberto Beneduce. Appunto, non avevo detto prima, antropologo ed etnopsichiatra, come ha già citato anche lui, del Centro Frantz Fanone dell'Università di Torino, che introduce anche, come diceva prima, alcune parole rievocano, no? Concetti. E studi come quello della cosificazione, sempre un termine, e questo della violenza istituzionale. Mi sembra una parte importante della riflessione, perché ha dei dispositivi anche di cura che possono essere, senza volerlo, senza comprenderlo fino in fondo, dei dispositivi che impediscono la soggettivazione, ma anzi oggettivizzano le persone. Questo è nel nostro mestiere, di molti di noi, insomma, una cosa da sempre poter riflettere e tenere ben presente. Do la parola subito a Patrizia Meringolo, del Comitato Scientifico Forum Droghe e della LabCom dell'Università di Firenze. Prego, Patrizia. Chiederei se mi fate condividere lo schermo, per Sì, favore. questo è possibile farlo. La lascio nelle mani del servizio Bene, tecnico. già fatto. Allora, le mie slide sono banalmente un modo per, come dire, vivacizzare la presentazione, la discussione online, che è sempre limitante. Allora, intanto ringrazio Beneduce. Io mi occupo di psicologia di comunità e con il lavoro degli antropologi siamo veramente contigui e abbiamo molti lati in comune. Allora, io per discutere di questo nodo soggettività oggettivazione ho scelto alcune parole chiave che mi fanno da filo rosso. Devo dire che sono debitrice in larghissima parte a un libro su cui abbiamo lavorato questo luglio, abbiamo presentato a Firenze, che è un libro collettaneo di Rotelli,
sulla psichiatria e che ci dice, ci ha dato l'occasione per riflettere. Scelgo le parole chiave a partire da quelle che a mio avviso separano l'essere inclusi dall'essere esclusi, l'in dall'out. Le parole, perché le parole chiave? Intanto per darmi un ordine di pensiero e poi perché le parole sono performative. Il linguaggio, già si accennava precedentemente, ha un senso nel definire le cose. Allora, in questo testo che vi citavo c'è la postfazione di Saraceno che è molto interessante e che riprende un saggio di Schneider sull'idea di norma, la norma come media o la norma di valore. Questo discorso della norma per gli psicologi in generale, non tanto per gli psicologi di comunità quanto per gli psicologi in genere, intanto la pericolosità di utilizzare una norma come media statistica. Però se si guarda anche gli strumenti di tipo clinico spesso fanno riferimento al campione normativo che nella realtà non esiste, è comunque un campione costruito. Non solo, ma è fortemente legato, come si diceva nella relazione precedente, a un luogo, a un tempo, a una situazione culturale. Quindi anche i campioni normativi a cui si fa riferimento nella clinica sono comunque storicamente, etnicamente, da un punto di vista del genere anche, fortemente determinati. Allora, l'utilizzo per separare l'inclusione dall'esclusione dell'idea di norma è assolutamente problematico. E questo non solo perché lavoriamo sulla psichiatria, sulle sostanze, eccetera, ma anche se vogliamo fare un lavoro terapeutico serio. Tra l'altro, nella postfazione di Saraceno, si affronta questo nodo dell'oggettività, che l'oggettività, guardate che anche ora nelle ricerche che facciamo, il numero è sempre qualcosa che ha una grossa rilevanza di apprezzamento, cioè la ricerca quantitativa rispetto alla ricerca qualitativa ha sempre storicamente una predominanza e questo con gravi conseguenze sia per chi fa scienza sia per chi fa intervento. E anche sono d'accordo su l'utilizzo del soggettivo intanto in senso discrezionale, ma anche come se esistesse una soggettività che va al di là del tempo e dello spazio. E mi fermo qui perché questo discorso meriterebbe un approfondimento da sé. C'è però quest'idea di norma che fa sì che alcune situazioni siano percepite come conformi e difformi. E mentre il difforme è un termine che può avere un significato positivo nel senso di critico, il difforme spessissimo diventa deforme in tutte le sue accezioni, da quelle fisiche a quelle psicologiche. Quindi riflettere sull'idea di norma prima ancora che di normalità. Altro aspetto, il bisogno di dividere e di fare ordine. In questo bisogno qui si comincia a intrecciare fortemente, e per me che fa psicologia di comunità è un tema ricorrente, gli aspetti di sofferenza e disagio con gli aspetti sociopolitici, perché di per sé il bisogno di dividere e di separare quello che viene percepito come normale accettabile, più che normale accettabile, perché i termini non è detto sia la stessa cosa, e di fare ordine, è un bisogno
che ora, per semplificare, dico è un bisogno autoritario, sia che divide t'impera, ma sia anche quello che si dice in particolare sugli adolescenti, la mela marcia che contagia le altre. E anche questo è un assunto che ha poco senso scientifico prima che sociale. Questo bisogno si esprime con delle parole che poi sono anche gesti, sono anche oggetti. I muri di separazione. E di muri ne abbiamo avuti in abbondanza. In queste fotografie c'è quello storico di Berlino, ma ce n'è anche un altro, quello in basso, meno conosciuto, che è a Belfast, è di fine anni 90, in un parco di Belfast. E attenzione perché molte volte i muri sono percepiti dalle persone che stanno dentro e non solo da quelle che stanno fuori in senso protettivo, cioè l'abbattere i muri è un'azione dirompente per chi sta dentro verso l'uscita, ma anche per la voglia di uscire, che non è secondario. Cioè qui sta un nodo psicologico sull'essere, l'avere voglia di e non solo l'essere capace di abbattere i muri. E l'altro aspetto è la contenzione. Su questo non mi dilungo perché già abbiamo parlato della contenzione che non è solo fisica, è la contenzione farmacologica, è una contenzione in cui anche le scoperte scientifiche, cioè io non voglio demonizzare qualsiasi utilizzo, però i farmaci potrebbero essere utilizzati per permettere di liberare degli spazi altrimenti non usabili. E è tutta la critica che già Margaron ci faceva a un certo modo di intendere le neuroscienze. E quindi questi due aspetti sono quelli che permettono la divisione. Sui gesti folli, che destano allarme sociale, su questo è, a mio avviso, un luogo in cui si salda la follia come incapacità di intendere e di volere e la sostanza come l'essere preda di. Allora, sull'incapacità di intendere e di volere, su al quale dedicheremo cioè c'è un filo con un convegno precedente, un convegno tra un paio di settimane della Società della Ragione, la critica, l'approfondimento e la critica di questo concetto. Perché se io, perché andando ad approfondire, abolire o rendere, vanificare la capacità di volere, non solo di intendere, ma anche di volere, inibisce qualsiasi tipo di azione terapeutica, perché questo sì che diventa un'oggettivazione, una cosificazione della persona. E lo stesso l'essere preda della sostanza. L'essere preda della sostanza è un modo di vedere le sostanze come demoniache, che badiamo bene, è precedente anche al modello medico e al modello morale, cioè è un modello dei secoli passati in cui la sostanza si impadronisce, è demonizzante in questo senso, si impadronisce della persona. Allora, il gesto praticamente è in qualche modo attribuito alla persona, ma scorporato dalla persona stessa, o perché ne è incapace o perché è preda di. Quindi questo è un assurdo epistemologico e scientifico, direi, oltre che politico. Di fronte a questo, che cosa si può proporre? È già mi pareva che nell'intervento di Margaron, ma anche nell'intervento di Beneduce, l'idea di una complessità, cioè la
lavorare su una pluralità di approcci scientifici e su una ricerca dinamica. Negli ultimi tempi, una delle cose che si è sentita, e qui apro una parentesi ma la richiudo velocemente, una delle cose che ha più stupito è alcuni scienziati che dicono cose diverse. Cioè, come persona che fa ricerca, per me, se dovessi sentire le persone, ricercatori che dicono la stessa cosa, mi preoccuperei. Cioè, un pensiero complesso è fatto da più approcci, poi certo c'è bisogno di una mediazione e c'è bisogno di una governance, e lì però diventa anche un problema politico. Però il rivendicare la complessità della scienza credo sia una cosa di fondo, e questo dire prassi, teoria, prassi non è solo per citare gli studiosi latinoamericani in particolare che lavorano sulla pedagogia degli oppressi, la psicologia di comunità critica, eccetera, eccetera, in cui la prassi non è l'operatività banale, applicativa, così come la teoria non è solamente un'ipotesi disincarnata, ma c'è un legame stretto tra quello che io sperimento, la teoria che ipotizzo, e una nuova sperimentazione in cui io cerco non la verità, ma un sistema probabilmente più adeguato per interpretare e intervenire sulla realtà. E su questo noi parliamo di sempre al singolare, la psichiatria, la droga, la scienza. Questo secondo me è indice di un pensiero non complesso, perché per esempio vediamo che le psichiatrie sono diverse, gli approcci sono diversi, se no non avremmo avuto Basaglia, eccetera, eccetera. Le droghe, le sostanze sono diverse. Se io l'appiattisco a un unico elemento, non do neanche ragione del piacere che provocano. Non avrebbe senso. E lo stesso le scienze. E qui dicendo le scienze non intendo solo la complessità dei diversi approcci, ma i vari interventi scientifici, che non sono solo medici, non sono solo neuroscientifici, non sono solo psicologici, non sono solo sociologici e così via, ma rivendicare un approccio complesso di più scienze che lavorano. Un accenno su i sistemi di presa in carico territoriale. Qui ricito alcuni dei saggi di Rotelli, che sono temi su cui molto si sta discutendo adesso, e cioè un intero sistema città che cura. Questo tema della cura, anche le filosofe, in particolare le filosofe donne, ci stanno lavorando adesso sul concetto di cura. Cura che è collegata in un contesto di vita. Per me che fo comunità questo diventa indispensabile. Il farsi carico degli aspetti sociali, e qui anche rispetto alla pandemia gli studi più interessanti che parlano di sindemia mettono insieme gli aspetti pandemici con gli aspetti di povertà, che in modo diverso in diversi paesi del mondo c'entrano. E poi questo tema, questo sul riabilitare la riabilitazione, che mi era piaciuto, perché da una parte mi pare Gian Margaron l'accennasse, sì, quando diceva riduzione del danno e terapia. Allora, la riabilitazione sembra sempre che sia un qualche cosa d'accessorio fatta da professioni subalterne, perché quelle di maggior potere sociale fanno la cura, e come dire applicativa, senza che ci sia una teoria, senza che ci sia un nesso, senza che sia percepita come trattamento. E il vedere un nesso di causalità lineare tra un danno e un effetto, senza porsi il problema
come già accennava Beneduce, della pluralità delle cause, della causalità circolare, pluralità delle cause, pluralità degli effetti, e quindi in un modo molto deterministico. Termino con un discorso sulla narrazione. La narrazione dei soggetti, la narrazione sui soggetti, che ovviamente non è la stessa cosa. La narrazione sui soggetti sono io, esperto, che racconto qualcosa, lo posso anche chiamare soggetto, ma comunque sto parlando di lui. O la narrazione di chi ha vissuto. E qui siamo, come dire, per me siamo nel nostro campo. Allora, paziente esperto è un titolo di un lavoro che ho fatto con Grazia, Giuffa e Susanna Ronconi nel libro sul self-management. E già paziente l'ho messo tra virgolette, perché già la dizione paziente, cliente, utente o persona configurano universi completamente diversi. Ma quello che mi interessa è l'esperto, perché anche in terapia, o almeno negli aspetti più di terapia che si pone un problema che critica se stessa, diciamo così, si dice che il paziente è quello che ne sa di più del suo disagio. E è certo che ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, può darsi che abbia bisogno di qualcuno che lo aiuti a decodificare la sua esperienza, però è quello che ne sa di più. E collegato a questo, quando si parla della competenza della persona che consuma, e in questo caso sarebbe riduttivo pensare che la persona che consuma conosce solo che cosa consuma, la qualità o la tipologia. La sua competenza è qualcosa di più articolato, conosce lo svolgimento e la contestualizzazione del consumo. In una ricerca che abbiamo fatto per Forum Droghe, sempre con Susanna e altri, e grazie a altri, abbiamo fatto delle interviste usando un approccio di timelining, cioè in modo da vedere i picchi e i down dell'uso di sostanze. E qui ci dimostra non solo una quantificazione dell'uso, ma una competenza reale su come si colloca il consumo in un vero ambiente di vita. E quindi il self-management, mi rimando al lavoro fatto. Quello che ci interessa è la narrazione e l'empowerment, perché narrare di sé non è semplicemente raccontare la vita, raccontarsi la vita. Nel momento in cui io mi racconto, faccio anche un lavoro, qui sì, di epurazione del concetto di narrazione, cioè scelgo un punto di vista e nello scegliere io acquisisco capacità di autodeterminarmi, e quindi empowerment. Non è indifferente il modo in cui mi racconto, perché per esempio, vabbè, uso un termine dell'approccio sistemico e anche di Vaslavic, secondo che punteggiatura do agli eventi io gli do un significato oppure un altro. Quindi, come dire, imparare a raccontarsi non è una cosa banale. Anche se spesso viene appiattita come se le storie di vita una persona apre bocca e si racconta, no, è un lavoro grosso. E altrettanto l'ascoltare, anche qui voglio fare, in genere si dice, si ascoltano gli altri, ci vuole empatia, come se empatia fosse una specie di panacea, l'operatore deve avere empatia. Cioè le cose si dice più spesso, ascolto non giudicante, e vorrei anche vedere che fosse giudicante, e l'empatia. Allora l'empatia è la capacità di mettersi nei panni dell'altro, che ognuno di noi dovrebbe avere di default come persona umana, se è stato minimamente abbastanza bene accudito.
ascoltare vuol dire qualcosa di più, vuol dire lavorarci sopra, vuol dire co-costruire dei significati, vuol dire fare agire anche. Quindi non è così banale o di buona volontà o di assistenzialismo. Questo è un concetto assistenziale dei soggetti e qui sono sbrigativa. E infine il paesaggio. Allora, qui ho scelto come figurina la tempesta di Giorgione, perché qui sì, è il sociale minaccioso. È uno dei primi quadri, si dice, in cui il paesaggio diventa protagonista. Allora, e è per questo che mi piace fare psicologia di comunità, perché quando si dice la persona nel contesto, non è banalmente sapere dove vive, che lavoro fa e così via. È il vedere la scena che è fatta dalle relazioni, dalle altre persone, ma anche da eventi non determinati da noi, positivi o negativi, che impattano su di noi, che possono creare danno o che possono creare facilitazione. Cioè, e l'ho chiamato paesaggio in omaggio alla cultura iconica, se no si può chiamare contesto, ma contesto ormai ha abusato e sa di stereotipato. Cioè, paesaggio viene anche dal... nel cinema, per esempio, ci sono dei film in cui il paesaggio non è solamente la fotografia, eccetera, ma è un vero e proprio personaggio del film. Alcuni film, ora mi viene in mente Nomadland, se non ci fosse il paesaggio, gliene mancherebbe un pezzo, anche sulla descrizione di quel tipo particolare, che poi vabbè sono gli hobos, eccetera, però ecco, noi molto spesso disincarniamo le persone e togliendogli il paesaggio circostante, ovviamente non solo non riusciamo a capire nulla della narrazione, né della nostra appiccicata a loro, né della loro faticosamente raggiunta, ma non capiamo nemmeno che cosa sta succedendo. Ecco, e con questo io vi ringrazio e poi disponibile per qualsiasi domanda. Grazie. Interrompo la condivisione. Credo di essere stata nei tempi, giusto? Benissimo, Patrizia Meringolo, grazie per l'intervento, per appunto questo sguardo sul diciamo sull'ambito comunitario, no? L'ambito comunitario molto importante, e anche il rimando della prassi, teoria prassi, che non sono semplicemente, diciamo, una non può essere senza l'altra, non c'è una nobiltà dell'una o dell'altra, ma anzi la teoria si può nutrire della prassi e della ricerca che tu hai, certo, citato. Che è un po' quello che permette di modificare certi riferimenti anche teorici, no? Che certo, altrimenti diventa un sapere inutile, secondo me. Oppure troppo appiattito sul fare. È appiattito. Allora, io non so se qualcuno vuole, prima di dare la parola grazie a Zuffa, mi dicevano anche dall'organizzazione un po' di pensare se c'è qualche domanda o qualche intervento brevemente, comunque alle 6 terminiamo, quindi un pochino di tempo c'è, e non so se qualcuno vuole fare una domanda, si può prenotare nella chat. C'era Paola Prestigiacomo e Susanna Ronconi che volevano dire qualcosa. Benissimo. Un attimo.
Buonasera. Volevo dire che io sono madre di un ragazzo che viene da una doppia cultura e che nell'ambito dei servizi l'aspetto dell'altra cultura di origine, quella paterna, è stata quasi sempre ignorata, facendo leva sul fatto che il ragazzo era nato in Italia, a Roma, che io sono italiana, che io lavoro in ospedale. In città, eccetera, eccetera. E questo invece rinforzava per certi aspetti la doppia cultura di provenienza che io, al di là del rapporto di coppia più o meno traballante, ho sempre difeso perché credevo che potesse creare malessere questo rinnegare anche un po' questo revival che c'è di correnti di rifiuto verso certi tipi di paesi. E non voglio dire che avevo ragione perché non è importante la ragione, ma è importante che come madre e come professionista della salute ho notato che questo rifiuto da parte di alcuni professionisti della parte culturale etnografica araba di mio figlio ha fatto sì che peggiorassero i suoi problemi di inserimento nella società e nella nostra famiglia e nei rapporti con gli altri. Il ragazzo comunque aveva dei prodromi di patologia che magari io standoci 24 ore su 24 riuscivo a identificare meglio e magari invece con una visita una tantum era più difficile identificare, ma la mancanza di comunicazione con la famiglia di origine reale, la mancanza di ascolto o di interpellare mediatori culturali e di attenzione verso o l'immigrato o la seconda generazione, che sono comunque due ambiti completamente diversi. Premetto che ho lavorato per anni proprio nel settore, ha praticamente aumentato tutta una serie di complicazioni e problematiche familiari, per cui ringrazio il dottor Beneduce per quello che ha detto sulla discorso dell'etnopsichiatria e volevo magari invitarvi, anche se io non sono un medico, sono solo un'infermiera e criminologa, a focalizzare maggiormente non solo gli immigrati che arrivano, ma anche le seconde generazioni, suddividere le varie categorie, che è bruttissimo dirlo così, ma ognuno ha problemi propri legati anche alla cultura d'origine e questo va tenuto conto per il lavoro di rete che si offre alla famiglia e alla persona. Spesso la famiglia viene totalmente esclusa, specie se come me risulta pedante e pretende di collaborare. Per me è stato frustrante. E, scusatemi che mi ho interrotto. Grazie degli interventi. Bene, grazie Paola Prestigiacomo. Vedo qui però, non so se ho io la gestione, che Susanna dopo si era Sì, Susanna, microfono allontanata, giusto? Ho aperto. detto bene? Perfetto, Sì, Susanna. grazie. Mi si sente, spero? Sì. Sì. Ma io non ho una domanda, ho solo un paio di considerazioni dopo aver sentito questi tre interventi, che sono stati tre interventi molto diversi, con tematiche molto diverse, ma su cui però mi sembra davvero di cogliere un filo rosso, che è quello che credo ci interessi, no, nel nostro ragionamento collettivo, che è quello di che è una sfida presente un po' in tutti e due i nostri ambiti, davvero di rimettere la persona soggetto al centro, ma non nel modo retorico in cui spesso si declina questa frase, ma proprio in termini di potere, cioè, come dire, si potrebbero fare molti discorsi anche sulla parola empowerment, c'è molto da dire, però è una bella parola che magari non è stata pronunciata nei tre diversi interventi, però per me è il filo rosso, cioè Sì. la questione del potere alla persona nel tentativo di esercitare una signoria sulla propria vita e anche sul proprio disturbo nel momento in cui c'è un disturbo. E questo mi sembra importante perché, fino
forse in ambito di salute mentale questo tema della centralità e del potere del soggetto mi viene adesso in mente che è più lavorato e più declinato che non nell'ambito delle droghe. Poi su questo in questi giorni mi piacerebbe anche discutere, perché nell'ambito delle droghe io l'ho molto discusso e tutti l'abbiamo molto discusso con l'approccio di riduzione del danno, che però è ancora un approccio, ahimè, che spesso sta nella nicchia, no? Io ho avuto l'opportunità quest'anno di seguire la scuola di filosofia di Trieste, che era dedicata al pensiero di Basaglia, e ho sentito un grosso approfondimento, un grande approfondimento rispetto a questo tema della centralità del soggetto, che forse nei nostri ambiti c'è meno, ma questa è una mia percezione. Però voglio dire che è come dire, un argomento sempre più necessario. Io ringrazio Henri perché questo tema delle neuroscienze rischia di essere un tema molto ingombrante rispetto al processo invece di cosificazione della persona, no? Quindi per esempio la persona che usa droghe, nel momento in cui c'è una certa lettura, che è quella che Henri ha contestato, degli effetti delle droghe sul cervello, la soggettività di questa persona e il potere su di sé e sui suoi consumi rischia di essere azzerata. E quindi una certa lettura neuroscientifica semplicemente espelle il soggetto da questo discorso, cioè lo rende totalmente impotente. Io credo che sia interessante invece la declinazione che Henri ci ha proposto, perché in questi termini non siamo obbligati a fare la guerra alle neuroscienze, no? Ma siamo invece portati a chiederne una lettura di complessità e una lettura critica. Tra l'altro ricordo che insomma Henri ha appena pubblicato un libro su questo che credo ci sarà utile, ma ricordo anche una stessa interpretazione che molti di noi conoscono attraverso le parole di Carl Hart, che di neuroscienze si occupa, ma le interpreta appunto criticamente sotto questo profilo. Quindi da un lato secondo me è molto importante ritrovare il soggetto ritrovando questo discorso critico sulle neuroscienze, e questo credo noi tutti dobbiamo farlo. Dall'altro lato ho ritrovato in tutti gli interventi di Beneducci e di Patrizia anche la centralità del contesto. Allora, ogni persona soggetto lo è dentro il suo contesto e quindi circondata dai suoi mille vincoli, mille interdipendenze, e questo certamente. E concordo con Patrizia, e qui chiudo, però con questa sottolineatura e su cui mi piacerebbe ragionare, parlare di contesto non vuol dire solo vediamo come è nato e cresciuta questa persona e quali vincoli ha, ma parlare di ruolo e responsabilità del contesto per me vuol dire interrogarci sulla politicità dei nostri mestieri. E qui ritorno a un discorso che, se non ho capito male, è anche un importante discorso basaliano di ritorno alla polis, che non è solo fare bene il lavoro di rete, no? Perché quando diciamo facciamo bene il lavoro di rete andiamo di nuovo a finire in questioni tecniche, no? Sì, non politiche. Secondo me chiamare in ballo così prepotentemente il contesto, ed è interessante che lo chiamino in ballo anche le neuroscienze giustamente interpretate, no? L'esperienza e il contesto, vuol dire prima di tutto porre a noi delle domande su quanto è politico il nostro ruolo, oltre e al di là dei nostri specifici ambiti disciplinari o delle nostre specifiche tecniche. Ecco, allora su questa dimensione politica di come entra il contesto che sta attorno al soggetto in tutto ciò, volevo fare solo una sottolineatura su questo. Grazie. Grazie Susanna. Vedo che si era prenotata lei, Ramuto. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Io oggi ho posto una domanda sotto il nome di Daniela Genovese perché non riuscivo ad entrare con il mio, però mi fa piacere, la riporto anche nel pomeriggio, anche perché insomma per l'intervento sulla ricerca. Diciamo che quello che insomma pensavo, che per il fatto che per portare avanti delle pratiche
accettate e condivise all'interno dei servizi, all'interno comunque del sistema sanitario, c'è bisogno di insomma, rispondere a determinati evidence base o cose comunque di questo genere per poter approvare una determinata metodologia di pensiero. Quindi, premesso il fatto che appunto teoria e prassi si sono insomma dinamiche tra di loro, e valutato il fatto che comunque c'è un'ottica di pensiero diversa, condivisa rispetto al ridare il potere alla persona, mi è piaciuto oggi il discorso sulla clinica dei legami sociali e tutte queste cose, no? Allora mi chiedo perché non impegnare le nostre forze anche all'interno di un percorso di ricerca che prende atto delle parole delle persone che sono all'interno delle problematiche, magari pensando sia a più livelli, anche a livello di feedback dei percorsi terapeutici, però presi in maniera qualitativa, magari con delle interviste, dei focus group, insomma, mettere insieme un sistema di ricerca che possa portare verso quello. Ed io penso che a livello di risorse anche di università e di specializzanti, insomma, penso pure che volere è potere, nel senso che se volessimo veramente impegnarci a rendere fruibili questi pensieri che facciamo e che dentro di noi riconosciamo come dati, perché abbiamo un'esperienza, perché comunque insomma c'è anche una storia dietro, se possa essere utile o possa essere comunque un passo da poter fare, o se è qualcosa che è già stato fatto e magari non ne sono a conoscenza, però di ricerche in questo genere io non le ho trovate. Richiamando proprio gli autori, gli attori del problema, e quindi quante ricerche abbiamo rispetto ad interviste fatte a dei familiari o rispetto a dei focus group fatti da operatori, o ad esempio delle interviste qualitative di persone sia che stanno entrando o che perché hanno chiesto aiuto, insomma, rintracciare tutte queste cose, come parlare proprio col problema, insomma, e con tutto il contesto, che appunto è importantissimo, ma anche solo vedere come magari appunto il discorso delle persone che non si riferiscono al CERN ma portano avanti comunque una vita quotidiana disfunzionale orientata sulla droga, ce ne sono veramente parecchie, insomma. Quindi anche interrogarsi qual è la differenza tra chi chiede aiuto o no. Insomma, io penso che magari non sono cose così filosofiche e basta, sono prassi a cui potremmo raggiungere attraverso appunto una ricerca, però pensata in questo senso. Bene, grazie mille dell'intervento. Do la parola a Stefano Vecchio. E poi dopo hanno chiesto la parola a Patrizia Meringolo e Roberto Beneduce. Poi direi che dopo questi interventi proseguiamo con le relazioni, poi ci sarà spazio ulteriore per poter andare avanti. Allora, Stefano Vecchio. Sì, molto brevemente, che mi rendo conto che il dibattito deve andare avanti. No, sollecitato anche un po' dall'intervento di Susanna, volevo fare due velocissime riflessioni. Una sul discorso delle neuroscienze, insomma, le cose che diceva, il discorso che ha fatto Henri mi convince sempre di più che noi dobbiamo, abbiamo una distinzione che secondo me è irriducibile tra la ricerca neuroscientifica, che va avanti, deve andare avanti, non va demonizzata, e le azioni, gli interventi, le pratiche, e dall'altra parte le vite delle persone, a loro volta distinte dalle pratiche e dalle azioni. Io credo che questo deve essere un dato di fondo, perché pensare che ci possa essere una scienza che possa in qualche modo influenzare o condizionare gli interventi, i servizi e le vite, a me personalmente mi fa pensare a situazioni precedenti, a una forma di autoritarismo, neo-autoritarismo scientifico. Dall'altra, io credo che noi dovremmo, a proposito del discorso che è stato fatto su oggettivazione e soggettivazione, soprattutto su questa seconda area, credo che noi dovremmo chiederci come mai in Italia, nel nostro paese, stentano
a esprimersi, a diffondersi esperienze di auto-organizzazione delle persone che vengono, io dico, le voglio definire in questi termini, vengono, sono etichettate e hanno rapporti con servizi specifici come i nostri. Stamattina riportavo diciamo, una citazione che vorrei riprendere, quella di Ron Coleman, quando Ron Coleman diceva: guardate, il potere non va ceduto, questo è l'equivoco dell'empowerment, ma il potere va preso, e questo significa che se chi opera all'interno dei servizi vuole provare a stare dentro questo processo e a facilitarlo, non deve cederlo, ma deve rinunciarci. Io credo che su questo doppio livello che bisognerebbe anche ragionare tra di noi, e così come abbiamo fatto quando abbiamo scritto a più mani, sempre con la direzione, come dire, con il protagonismo delle persone che usano sostanze, ma a più mani la carta dei diritti delle persone che usano sostanze, forse dovremmo provare a spingerci a approfondire queste tematiche, queste questioni, perché credo che siano cruciali in tutti i nostri discorsi. Bene, Stefano, dunque la parola a Patrizia Meringolo. Sì, poi. Oh. Grazie. Allora, vado telegrafica perché se no non rimane tempo anche agli altri. Dunque, sulla questione del io non ho, ho letto ora le cose in chat. Sono d'accordo con Grazia sulla questione soggetto che non è l'individuo, non è l'individualismo anche della psicologia statunitense. Soggetto è un'altra cosa, però, fa bene, grazie, a ricordare tutta l'elaborazione femminista su questo, perché è la più calzante. Non mi dilungo di più, perché tanto poi grazie alla parola e c'è modo di approfondirlo, insomma c'è l'intervento, grazie, a modo di approfondirlo lei. Sul contesto l'ho chiamato paesaggio proprio perché non ne posso più di sentir dire contesto, che sembra una cosa mortificante, limitante, sembra un'analisi tecnica, appunto l'analisi delle reti. Ecco, l'ho chiamato paesaggio perché non mi veniva una parola più evocativa, proprio per dargli una dignità personificata. E in questo paesaggio ovviamente ci stanno anche le famiglie, e dico le famiglie al plurale perché è uno di quei casi in cui il plurale è d'obbligo, le varie tipologie e anche le varie famiglie d'appartenenza, le varie identità. Poi su l'empowerment non è basato sulla cessione del potere, tant'è vero che se uno fa un intervento di empowerment cedendo il potere è un intervento sbagliato. Che poi questo sia uno dei paradossi, Lazzani lo chiama un paradosso dell'empowerment, cioè declina, Zani è un'autrice bolognese, cioè declinare l'empowerment in senso apolitico, individualistico e di cessione del potere è una, da una parte una struttura del concetto di empowerment, dall'altra una delle possibili criticità e malintendimenti. Ultima cosa, il metodo meno diffuso, cioè diceva Leira, è vero che metodo qualitativo, ricerca situata, non sono mainstream, e dillo alla mia generazione che abbiamo fatto le lotte perché avessero dignità scientifica al pari di un evidence based molto tradizionale. La materia che io insegno, almeno fino a febbraio dell'anno prossimo, si chiama Empowerment e metodi qualitativi di ricerca, ma per mettere in una laurea magistrale una materia di questo tipo, come dire, abbiamo fatto anche una lotta culturale e politica. Però la cosa esiste, non siamo maggioritari, ma di questo ci siamo abituati, però è anche uno stimolo di psicologia critica che vogliamo tenere vivo. Basta.
Bene, grazie Patrizia. E Roberto Beneducci voleva dire qualcosa, poi do la parola a Grazia. E anche io molto rapidamente prendo spunto da, dall'osservazione di Paola Prestigiacomo per sottolineare il fatto che dobbiamo liberarci anche di questo pendolo maledetto che spesso oscilla fra il culturale e la patologia, come se l'uno escludesse l'altra. Proprio smette di pensare per dicotomie, è la grande sfida che la presenza di soggetti stranieri ci impone, liberarci da queste dicotomie che rendono poi sterili i nostri interventi, accentuano le deleghe molto, come dire, preoccupanti agli esperti, presunti o reali che siano, dell'etnopsichiatria. Insomma, quello che dice Paola Prestigiacomo mi fa pensare al fatto che c'è un modo di intendere la dimensione culturale che evidentemente ci spaventa, per cui o la si espelle completamente dal quadro degli interventi o la si banalizza. E come pensare ad esempio che noi siamo fino al collo immersi in una questione religioso-culturale che è quella del mondo arabo, dell'Islam, e presumere di eludere questo scoglio nell'incontro con un ragazzo, una ragazza, un adulto, un'adulta che provenga da questi contesti. Il coniuge di una collega in un paese importante, chiaramente sono generico per evitare imbarazzanti identificazioni, ha dovuto lasciare questo paese dopo gli attentati alle Torri Gemelle perché il suo essere arabo marocchino gli aveva reso infernale la vita. La sua vita coniugale è andata in una situazione catastrofica, a rovescio, e questo non significa culturale, significa il politico che è nel culturale. Ma facciamo un passo ancora. Quando dico il politico che è nel culturale, indico anche la perplessità epistemologica che persone che provengono da altri contesti implicitamente vivono o esprimono nei confronti dei nostri vocabolari o delle nostre categorie, alcuni dei quali possono a loro risultare interessanti, altri semplicemente indifferenti. Quello che mi sembra l'etnopsichiatria critica abbia insegnato è semplicemente la necessità di un procedere esitante e umile, nel quale tutto l'automatismo, noi abbiamo effettivamente un repertorio di termini nei confronti dei quali siamo tutti e tutte un po' stanchi, soggettivazione, empowerment e così via, duelliamo con queste parole, ne conosciamo i paradossi e giustamente anche a questo riguardo finiamo per non vedere quello che c'è già davanti agli occhi. E quando la paziente alla quale facevo riferimento prima rifiutava con rabbia l'ennesimo ricovero, l'ennesima incomprensibile somministrazione di psicofarmaci Depot, che cos'altro esprimeva se non un empowerment già realizzato da parte sua con le sue mani, ma ignorato e negato dagli operatori? I gesti di empowerment sono molteplici, infinitamente piccoli, e Fanon peraltro è stato nel suo capitolo finale di Pelle Nera, Maschere Bianche forse fra i primi a sottolineare nella sua analisi del rapporto servo-padrone ripresa da Hegel il fatto che non si può concedere libertà e potere. Questo non servirà mai a niente. O la persona prende, cattura, realizza anche nello spazio terapeutico questo no, la capacità di dire no, oppure questi gesti faranno parte del nostro repertorio spesso molto circolare. Concludo dicendo semplicemente che sono d'accordo anch'io con l'invito a non avere paura delle neuroscienze. In realtà
talvolta credo che siano le neuroscienze che fanno paura a se stesse, perché Freud già aveva scritto che si sarebbe andati verso un modello di comprensione dei processi psichici fondato sui neuroni, e Levi-Strauss lo auspicava nel 49. Delle neuroscienze non ha paura nessuno, a condizione che nessun sapere, come diceva Stefano, si presuma in grado di dire la totalità delle cose, perché è questo quello che non è accettabile né epistemologicamente né politicamente. Grazie a Roberto. Intervenire dopo allora, perché voleva dire qualcosa. Sì, perché esatto, dopo riapriamo il dibattito, magari prendere parola nella chat. Do la parola a Grazia Zuffa adesso, del Comitato Scientifico Forum Droghe e Presidente della Società della Ragione. Ho l'audio, mi sentite? Sì, sentiamo. Okay. Allora, io diciamo che la mia presentazione è molto specifica, perché riguarda i risultati rispetto a soggetti diagnosticati come dipendenti o con doppia diagnosi che abbiamo incontrato nell'ambito di una ricerca, e in particolare di una ricerca qualitativa in una delle più importanti residenze per le misure di sicurezza, per l'esecuzione delle misure di sicurezza italiana, in questo momento in Italia, una delle più grandi, che è quella di Castiglione delle Stiviere. Prima però di dire qualcosa su questo, perché mi è parso interessante quello che viene fuori, io però, se permettete, sento la necessità di dire qualcosa sugli argomenti, soprattutto che si sono dibattuti stamattina, per fare qualche precisazione che mi sembra chiarisce me stessa forse prima che gli altri, perché si parla di droga e salute mentale, così oggi abbiamo aperto il discorso, stamattina si parlava di droga e follia, poi dopo si parlava di droghe e doppia diagnosi. Allora, c'è una bella differenza, cioè mi verrebbe da dire, nel senso che se noi parliamo di salute mentale, ricordiamoci la cosa fondamentale che ha detto, che è stata detta stamattina, noi intendiamo uno stato di benessere, diciamo, psicofisico-sociale, soprattutto parlando di salute mentale. E in questo ambito sì che ci sarebbe molto anche da lavorare rispetto alle droghe. Per esempio, quali sono le aspettative delle diverse persone, diverse aspettative anche delle persone che consumano droghe, in che cosa variano queste aspettative, quali sono le variabili rispetto a queste aspettative, quali sono l'associazione fra consumo di droghe e gli stati emotivi. Questo per esempio è qualcosa che nelle ricerche a cui ho partecipato io, che ha condotto Forum Droghe negli anni passati, per esempio sui consumatori di cocaina, abbiamo cercato di approfondire. Quindi rispondo anche, diciamo, alla persona che parlava prima, diciamo, mandare avanti un certo tipo di ricerche. Quindi c'è molto da fare. E rispetto a questo ci sono anche qui visioni molto diverse. Per esempio Margaron parlava di una correlazione fra uso di droghe e carenza di esperienze gratificanti. Bisogna considerare che, per esempio, nelle nostre ricerche viene fuori anche esattamente il contrario, cioè le droghe sono utilizzate per, come dire, esaltare le esperienze gratificanti, anche le esperienze sociali gratificanti. Quindi c'è un enorme, campo in qualche modo, no? Da esplorare. Il problema però, mi pare, che noi dobbiamo affrontare è quello di droga e disturbo psichiatrico. E da questo punto di vista io sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Leopoldo Grosso rispetto alla doppia diagnosi, soprattutto quando sottolineava l'assoluta
come dire, debolezza scientifica del concetto di doppia diagnosi, però io vorrei anche dire che allora bisogna dire contemporaneamente, se questo è vero, la grande superficialità, la grande disinvoltura con cui è in qualche modo utilizzato. Ma io penso, e penso che su questo abbia ragione Maurizio Coletti, che la nostra riflessione non può solo fermarsi alla doppia diagnosi, perché giusto appunto noi bisogna andare a fondo alla diagnosi di dipendenza, alla prima diagnosi, lo vedremo poi anche, diciamo, in quella la ricerca che noi abbiamo fatto. Ora, la dipendenza, ma non solo la dipendenza, poi dopo vorrei ricordarvelo, è da tempo immemorabile nel DSM, quindi è da tempo immemorabile classificata nell'ambito, diciamo, degli disturbi psichiatrici. Pensiamo che la precedente classificazione era abuso e dipendenza. E pensiamo quanto è ambigua poi la classificazione di abuso di droghe. No, voglio dirlo perché rispetto al comportamento di consumo eccessivo, diciamo così, consumo intensivo, pigliamo questa diciamo definizione, che anche questa può avere dei problemi, ma comunque forse è quella meno stigmatizzante, se si vuole, consumo intensivo di droghe. Una cosa è un'interpretazione come quella, per esempio, di Jim Orford, tanto per citare di nuovo uno psicologo di comunità che ha molto lavorato su questo, cioè quella degli appetiti eccessivi. E altra cosa, come diceva stamattina Coletti, è la addiction, che voglio dire rientra pieno poi nella descrizione, diciamo, dei criteri poi del DSM, che fondamentalmente è una malattia grave, una malattia recidivante e così via. Ora, perché ho voluto fare questa precisazione? Perché quando noi, non l'abbiamo fatto noi, ma insomma, noi siamo di fronte a dipartimenti, scusatemi se non mi sbaglio, delle dipendenze patologiche. Già questa dizione va esattamente nel riconoscimento che, diciamo, la dipendenza consumo di droghe, ora non ho tempo, ma come vedete c'è sempre un'oscillazione, rientra, diciamo, nella patologia psichiatrica. Siamo lì, le dipendenze patologiche. Bene, quindi, e voglio dire, scusate, da questo punto di vista, anche le battaglie per non entrare nei dipartimenti di salute mentale, per carità, facciamole, ma insomma, voi capite anche come si parte già zoppicanti da questo punto di vista. Ora, i servizi per le dipendenze, io vorrei ricordare che non è vero che, anche ammesso e non concesso, diciamo, la validità del concetto di dipendenza patologica, perché si rifà a una precisa, diciamo, panorama teorico, ma anche volendo accettarla, i servizi per le dipendenze non operano solo sulle cosiddette dipendenze patologiche. Pensiamo a tutta la connessione con il sistema di giustizia, ma non solo, in cui, per esempio, fanno gli esami per vedere se le persone consumano o non consumano. Qui non c'entra nulla, scusate, le dipendenze patologiche. Qui si vede proprio, in qualche modo, l'oscillazione del, questa continua oscillazione, questa fondamentale, di nuovo sono d'accordo con quello che diceva Leopoldo, debolezza anche scientifica e incapacità in qualche modo di distinguere, se si vuole, l'aspetto più tecnico con invece quella che è un pesante condizionamento ideologico derivato poi dalle cose che diceva stamattina il Stefano Vecchio. Allora, in questo contesto
profondamente ambiguo, ecco, per questo anche il non solo, scusate, ma vado avanti. Nel DSM, se si va a vedere i criteri, fondamentalmente la dipendenza viene identificata in un comportamento che, come dire, si impone in qualche modo alla razionalità e alla volontà del soggetto. Tant'è vero che vi ritroviamo anche nella nuova dizione, diciamo, disturbo d'uso di sostanze, ci sarebbe molto da dire su questo, ma comunque, diciamo, alcuni concetti di fondo, come quella della salienza del comportamento di consumo rispetto ad altri comportamenti, si ritrovano pari pari e vengono ereditati dalla precedente classificazione in abuso e dipendenza. Ora, questa idea appunto di che le sostanze invalidano in qualche modo raziocinio e volontà, badate che questa è molto attigua alla vecchia concezione di follia su cui poi si è costruito il manicomio, in sostanza, su cui poi si è, diciamo, la tradizione manicomiale sta su questo in qualche modo, perché poi su questo, su questa, come dire, incapacità, incapacitazione della ragione e della volontà, fa leva poi anche non solo la segregazione, ma in qualche modo anche la, la riduzione dei diritti, l'istituzionalizzazione in qualche modo. E quindi stamattina, quando si parlava per esempio di istituzionalizzazione, e Colucci faceva riferimento a un aspetto fondamentale dell'istituzionalizzazione, cioè la spoliazione dell'identità, a me, scusate, naturalmente mutatis mutandis, per carità, adesso no, ho poco tempo, quindi non voglio essere troppo superficiale, però immediatamente mi è venuto in mente le pratiche di alcune comunità che sono giusta appunto di spoliazione identitaria. Tutta una serie di regole precise, per esempio quelle che imponevano, che spero che ora non ci siano più, per carità di Dio, ma insomma imponevano il taglio con le relazioni di vita, addirittura il taglio con i familiari, il taglio con gli affetti e così via. Cioè c'è una contiguità che secondo me andrebbe ancora visto. Ecco, dico questo perché adesso io sto per mostrarvi quello che è uno delle, come dire, i contesti più difficili, che è quello delle persone che sono prosciolte. Adesso vedo se riesco a mettere qua, scusatemi. Ecco. Allora, io l'ho intitolato infermità mentale, misure di sicurezza, folli dipendenti rei, nel senso che queste sono persone che sulla base di perizie psichiatriche sono, viene decretato l'incapacità di intendere e di volere, e quindi sono, il sistema giustizia gli proscioglie per infermità mentale o semi-infermità mentale. Io vorrei che voi vedeste bene, siccome abbiamo parlato di linguaggio, voi vedete che siamo ancora in questo binario speciale di giustizia per infermi e semi-infermi di mente, siamo a questo linguaggio. Siamo a questo linguaggio. Scusa, grazie, non hai condiviso però. Sì, allora scusate. Allora vediamo se mi riesce. Pensavo di poterlo fare dopo, invece no. Scusate tanto. Allora, vediamo. Ditemi se funziona, se no. Ora però condividi. Ecco. Allora, rapidamente il contesto. Questo è un settore,
quello del binario speciale di giustizia per persone dichiarate incapaci di intendere di volere al momento del fatto, che è andato avanti in realtà, perché c'è stata la chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario. In questo momento quindi la legge dal 2014 ha messo in piedi un sistema di presa in carico che normalmente si dice viene malinteso, cioè che le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza hanno sostituito gli OPG. In realtà non è vero, avrebbe messo in piedi un sistema di presa in carico di regola territoriale e anche con misure di sicurezza meno afflittive delle misure di sicurezza nelle REMS. In realtà la crisi di questo nuovo sistema messo in piedi dopo e che ha comportato come primo atto la chiusura dell'OPG, in questo momento è in crisi proprio perché si sta riproducendo esattamente il meccanismo, diciamo, scellerato dell'ospedale psichiatrico giudiziario, cioè quella di farne contenitori indistinti di miserie sociali, infermità psicosociali, cioè appunto tutta questa vasta sofferenza psicosociale che una volta stava negli OPG, per esempio persone in misura di sicurezza provvisoria che quindi sono ancora in attesa di perizia psichiatrica, eccetera. Allora, se questo è vero, per questo a me ha colpito la cosa, come possiamo interpretare il fatto che un discreto numero di operatori che lavorano nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza dicono che c'è un aumento di persone dipendenti. Alcuni velocemente dati e opinioni. Vedete, la nostra ricerca, le ricerche che noi abbiamo condotto è questo: dopo l'OPG, ricerca qualitativa a Castiglione delle Stiviere, abbiamo, io non vedo bene ormai i dati, ma insomma su 36 perizie, ci sono anche unicamente diagnosi di disturbo da uso di sostanze, come vedete, quindi, e poi ci sono doppie diagnosi, in genere associate a disturbi di personalità, e c'è da notare che in genere sono disturbi di personalità non altrimenti specificati. Cioè, in altri termini, l'idea è che la doppia diagnosi spesso si associa a, personalità fortemente oppositive, quindi personalità che danno fortemente fastidio, insomma, diciamo, o comunque non accettate nella convivenza sociale. Qui, come vedete, c'è un'intervista di un operatore psichiatra, il quale parla questo è interessante, secondo me, di doppia diagnosi come una bocca di rana che si allarga e si stende, cioè sottolinea come questa diagnosi sia, incerta, e quindi che bisogna in qualche modo cercare di capirla anche, no? E poi, c'è poi la questione si dice il grande capitolo delle sostanze, in sostanza, e c'è anche in qualche modo un problema rispetto a mettere insieme quello che è già venuto fuori, l'azione dei centri di salute mentale con quello del SERD, ma quello forse ci interessa meno. Altri dati, questo voi lo trovate, sono molto veloce perché lo trovate nel materiale di documentazione, gentilmente c'è stato fatto uno scritto di Pellegrini e altri,
anche qui un'altra REMS di Parma, anche qui abbiamo quattro diagnosi semplicemente da disturbo di uso di sostanze, sulla base delle quali è stata decretata l'incapacità di intendere e di volere al momento del fatto e quindi sono infermi o semi-infermi adesso, questo io non lo so. Questi operatori segnalano che non sanno come gestire queste persone, in sostanza, come vedete, negano che ci possa essere una qualche utilità a trattare le persone che hanno questa diagnosi e danno un'interpretazione che secondo me è anche abbastanza interessante, cioè in sostanza sì, la magistratura e i servizi utilizzano queste diagnosi, disturbo d'uso di sostanze e li mandano lì per la persistente convinzione che solo la limitazione della libertà sia utile a ridurre i comportamenti di abuso e quelli antisociali. Quindi si torna di nuovo in qualche modo a, come dire, questa ambiguità di fondo, non solo dell'interpretazione del disturbo, ma poi anche delle terapie. No? Un'altra frase che secondo me è molto interessante, sempre di uno dell'operatore psichiatra di Castiglione delle Stiviere, è il concetto di infermità di mente, che utilizza appunto utilizzato in ambito giuridico, è prima filosofico che clinico, piuttosto giuridico e poi clinico. A me è parso molto interessante perché voi, come voi vedete, l'oscillazione. In realtà, col superamento del paradigma manicomiale, viene meno il sostegno scientifico, appunto, tra virgolette, prima il sostegno tradizionale del sapere psichiatrico al concetto di infermità mentale e di pericolosità dell'infermo in mente. Ricordate sempre, tanto visto che avete molto caro anche il linguaggio, che queste sono che gli infermi di mente che vanno a finire nelle REMS sono dichiarati pericolosi socialmente, quindi qui sì che ritorna il concetto di pericolosità sociale, non è eliminato, scusate, non è che completamente allontanato, no, dall'ambito del disturbo mentale, e quindi mandati in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Come dire, anche qui, quando leggevo queste cose, mi veniva in mente la mia esperienza quando ero giovane eravamo appunto agli inizi dello smantellamento dei manicomi, quando una volta, andando a visitare San Salvi, che ancora non era stato chiuso, e parlando con uno di questi psichiatri particolarmente intelligente, mi diceva: sì, costruiamo il nuovo sistema intanto, ma ricordiamoci che finché abbiamo il manicomio noi abbiamo, come dire, un convitato di pietra che ci sta sulle spalle. Qui la stessa cosa per la giustizia, per le persone che hanno commesso reati e sono affette da disturbo. Ho già detto, diciamo, quello che in qualche modo deve, secondo me, come dire, spingere a tagliare dei nodi è appunto la vicinanza fra il concetto di dipendenza come indebolimento del raziocinio e della volontà e la vecchia concezione della malattia mentale come compromissione della capacità di intendere e di volere. Qui io l'ho già accennato, quindi posso finire su questo. Io credo che dobbiamo fare un discorso, diciamo, coraggioso fino in fondo, su quelle che sono ancora delle pratiche nei servizi, che pure naturalmente anche i servizi per le dipendenze sono andati avanti, eccetera.
oggettivazione di cui si parlava prima, questa è sempre molto presente nei servizi per le dipendenze. Perlomeno questa, per esempio, è in dei progetti che attualmente come Società della Ragione stiamo conducendo per persone che sono immesse alla prova e che quindi fanno i lavori di pubblica utilità presso la nostra associazione, e che quasi sempre, non parliamo se prima erano utenti dei SERT, quindi praticamente lì rimangono, hanno una doppio, cioè hanno lavori di pubblica utilità con noi e poi hanno, diciamo, il SERD che li controlla. Ma anche in caso di semplicemente di consumi, immediatamente, quasi sempre, il magistrato mette anche la frequentazione del SERD, la frequentazione delle urine, i controlli con le urine, eccetera. Ne risulta, voglio solo dire questo, che e poi ho finito, che continua la tradizione, per cui le persone che consumano sostanze e che per qualche ragione, anche ragioni che non c'entrano per nulla con le sostanze, incappano nella giustizia, anche diciamo in reati abbastanza lievi o insignificanti, per il fatto stesso di consumare sostanze si ritrovano invischiati in una rete di controlli che sono estremamente pesanti per le persone, sono considerati ingiusti, le persone non li accettano. Questo naturalmente è un fatto, sono d'accordo che è un indizio della loro vitalità, però può essere anche molto pesante poi per la loro vita. Ecco, scusatemi, ho finito. Benissimo, ringrazio, grazie a Zuffa per questo suo intervento. Do subito la parola, per così stringere i tempi e dare poi la possibilità di nuovo al dibattito, a Roberto Messina, psichiatra, già direttore dei servizi di salute mentale di Trieste. Sì, ecco, vedo già che ha condiviso lo schermo, perfetto. Benissimo, saluti a tutti. Bene, io ho tentato di entrare in questa richiesta, insomma, fatta da Stefano Vecchio, di discutere un po' il tema della doppia diagnosi, con questo titolo, doppio etichettamento, punto interrogativo. E naturalmente vi confesserò che il tema è molto scivoloso. Io lo trovo, sulla base di quella che è la mia esperienza, che è un'esperienza essenzialmente di tipo pratico, come psichiatra, come direttore di servizio, prima di un centro di salute mentale, poi di un dipartimento di salute mentale, adesso sono in pensione da 2 anni e sono in contatto con i miei colleghi, ma questo è stato uno dei temi più importanti che abbiamo affrontato, e non nego che ha una forza e una pregnanza, secondo me, largamente sottovalutata in termini operativi. E quindi parto da questo. Naturalmente noi sappiamo che la diagnosi, ma le cose che ho sentito oggi rispetto alle neuroscienze, in tutti gli interventi molto acuti e sicuramente ben fondati che si sono succeduti nella giornata di oggi, hanno messo in evidenza cose che io non ripeterò, ma naturalmente la diagnosi nasce e si sviluppa, si riferisce all'interno di un modello medico, nasce quindi all'interno del modello medico, si riferisce ad una psichiatria come branca della medicina, non si riferisce certamente a una salute mentale di comunità intesa in senso più ampio, e in quanto riferente sia alla medicina, si collega ad una carriera istituzionale. Macacaro, che ha lavorato, voi sapete, con Basaglia e con Psichiatria Democratica, soprattutto sulla famosa ricerca che precedette poi l'approvazione della legge 180 del CNR, prevenzione malattie mentali, la definì un giudizio di diversità basato su un dislivello di potere. Ecco, questo era uno degli aspetti centrali, è un giudizio
di una diversità che però parte da una forte asimmetria. E come tale branca della medicina, la psichiatria, non può che mutuare i temi dell'invarianza, della tassonomia, la ricerca quindi dell'invariante nel vivente, a fronte di quella che è una variazione costante dei processi nei soggetti viventi. Morin ha sottolineato tante volte quanto la complessità del vivente sia largamente fuori dal dominio delle scienze naturali. C'è stato tutto un ambito che credo abbia appassionato molti di noi, che era quello delle teorie della complessità e quindi le teorie anche dei sistemi, la terza cibernetica, i sistemi autopoietici, il concetto di autoreferenzialità che oggi persone sicuramente impegnate ancora in questo campo, come Mauro Cerutti, insistono a portare avanti. Purtroppo si tratta di voci di minoranza. Oggi la diagnosi è tornata forte, è un forte predittore di comportamenti, soprattutto degli operatori. La diagnosi viene ritenuta possedere un valore euristico rispetto al trattamento, rispetto alla cura, ma noi sappiamo che nella sua ricercare delle invarianze nel comportamento di malattia non è che un proxy, si approssima all'esperienza di malattia perché indica e aggrega dei sintomi, mentre noi sappiamo quanto l'esperienza di soggetti sia unica e la ripetizione, la ridondanza nelle esperienze insieme con questa unicità raramente si è riusciti a tenerli assieme. In qualche modo Jaspers ci ha provato, ma sempre all'interno del rischio di spiegare attraverso la diagnosi, non di comprendere quell'esperienza. Ma noi sappiamo oggi che il concetto fondamentale di recovery ce lo indica, cioè la stessa esperienza di malattia è un fattore decisivo nella recovery. L'autodeterminazione del soggetto nel superare il suo problema, il direzionamento dei sintomi, insieme a tutta un'altra serie di fattori che riguardano l'esperienza sociale dei soggetti, certamente, sono degli aspetti centrali. Ora, la diagnosi resta fondamentalmente aspetto, però, di rischio. Contiene un aspetto di rischio che è quello della prescrizione di una carriera. Oggi non è più una carriera istituzionale come poteva essere in psichiatria quella delle vecchie istituzioni totali, una carriera manicomiale, ma in ogni caso rischia sempre di porre il soggetto al margine tra discriminazione ed esclusione. Non voglio scomodare, molti di voi sono molto esperti, più esperti di me, sul fatto che in tutto sommato una branca della sociologia abbia insistito moltissimo e sia stata determinante nello studio dei comportamenti di uso di sostanze, nello studio delle dipendenze, mi riferisco alla teoria, alla labyrinth theory, quindi a tutto il movimento di pensiero che dai neo-chicagoani con Lemert, eccetera, ha portato a definire cosa sia una devianza primaria, una devianza secondaria e a spezzare anche quello che era un nesso meccanicistico, no, tra azione del soggetto, reazione e controllo sociale. Oggi sappiamo che queste questioni si pongono in maniera più complessa dentro delle circolarità e lo stesso Lemert, tra l'altro, molti anni fa, intorno agli anni 70, già diceva che bisognava abbandonare l'idea che gli esseri umani possano essere distinti, insomma, in normali e patologici. Quindi rifiutava l'idea di patologia anche applicata alle scienze sociali. Possiamo immaginare quanto questo sia importante per la medicina. Ecco, la doppia diagnosi. Veniamo un attimo a... Noi ho avuto l'avventura di partecipare ad un lavoro di review sistematica che una mia collega ha intrapreso e abbiamo pubblicato insieme anche su una rivista internazionale, International Journal of Social Psychiatry, e anche sulla rassegna... sulla nuova rassegna di studi psichiatrici, ma alla fine non ci interessava tanto parlare della doppia diagnosi, ma parlare di quali potessero essere le risposte dei servizi. Ecco, credo che questo sia un tema centrale. Se torniamo a domandarci a che cosa ci serva o non ci serva la definizione di diagnosi, tra l'altro di diagnosi duale, sarebbe più corretto dire, non di doppia diagnosi, perché non si raddoppia niente, ci si spinge in territori diversi, sempre nel tentativo di conoscere in qualche modo qualcosa che possa orientare l'azione. Però di fatto
il modello medico non è riuscito a dare dei parametri, delle coordinate per definire cosa sia questa doppia diagnosi. Di fatto il DSM, per esempio, non si pone neanche il problema di stabilire dei criteri diagnostici standardizzati per esse. Sono moltissime le aree su cui non vi è accordo scientifico, come giustamente è stato detto anche in questo convegno. Molti sono invece interessati alle conoscenze riguardanti gli aspetti biologici come una possibile base comune di disturbi psichiatrici, neuroanatomiche e neurofunzionali dei due ordini di disturbo. Ecco, tutte le altre tutti gli altri modi per definire sono in qualche modo un tentativo anacquato, ma rimangono dentro lo stesso campo, lo stesso tema della comorbidità, che viene però rifiutata da quelli che invece cercano un nesso stringente tra i due ambiti, in che maniera questi realmente si influenzino. Diciamo che le basi di evidenza però sono importanti nella definizione di una popolazione di persone che soffrono grandemente di un disturbo che in qualche modo vede l'interazione dell'uso di droghe e della sintomatologia psichiatrica. I dati internazionali di letteratura non corrispondono probabilmente all'esperienza dei servizi italiani. Voi sapete che recenti ricerche, per esempio nel Regno Unito, che sono state alla base poi delle linee guida della NICE, danno una prevalenza fino al 37% nelle persone seguite dai servizi di salute mentale di uso di sostanze, mentre nei setting, diciamo, delle dipendenze fino al 15%. E benché questi siano ritenuti tassi sottostimati rispetto ai dati italiani, che sono misurati sostanzialmente sulla collaborazione tra servizi per le dipendenze e servizi di salute mentale, beh, siamo molto al di sotto in Italia. In realtà, revisioni della letteratura, per esempio una Cochrane Review recente, dice che si può arrivare fino al 75% di compresenza nelle persone con disturbo mentale severo di uso di sostanze, e nei giovani addirittura questo tasso aumenta fino addirittura all'88%. Ecco, questi sono dati molto importanti. Noi sappiamo che in Italia ancora importante l'abuso di alcol, l'uso delle droghe spesso associato all'uso di alcol, ma soprattutto quello che preoccupa sono l'impatto su condizioni di deriva sociale. Dobbiamo ricordare questo, perché naturalmente questo tipo di doppio problema aumenta nelle zone urbane, spesso si associa alla perdita di casa, quindi alla condizione di homeless. Noi sappiamo che nelle carceri europee c'è una grande prevalenza di persone che hanno uso di sostanze e spesso disturbi psichiatrici concomitanti. I dati sono abbastanza importanti, quelli del Regno Unito ancora una volta. Però ecco, l'impatto sociale è quello che rappresenta, insomma, una serie di preoccupazioni, io credo, per la salute pubblica, e anche ha un impatto sui costi poi dell'assistenza. Non dobbiamo dimenticare questo, sulla morbilità, sulla mortalità, e naturalmente complica anche i risultati dei trattamenti, aumentando e rappresentando anche un fattore di rischio per i tentativi di suicidio. Una serie di problemi sociali in giro per il mondo. Voi sapete, famosi sono stati i programmi cosiddetti Open Arms, sviluppati in Brasile, per esempio a San Paolo, di riduzione del danno, ma anche di offerta di casa in giovani in condizioni di senza tetto, che facevano uso di sostanze, per togliere dalla strada e dall'uso del crack questi giovani. Hanno creato anche dei circoli virtuosi per cui poi l'inserimento lavorativo è stato realizzato, ma molti hanno preso il tema della diagnosi proprio dal punto di vista dell'impatto sociale. Quindi non è necessario, è possibile anche aggirare quello che è un'impostazione esclusivamente di tipo medicale. Un tema centrale è la definizione degli assi. Ora, qui i servizi di salute mentale, io lo dico perché dal punto di vista operativo spesso registriamo delle scollature molto importanti. Che cos'è
questo disturbo mentale da identificare all'interno di un disturbo di uso di sostanze. È una malattia mentale primaria, è importante, invece in realtà è l'abuso di sostanze che determina o altera il decorso di un disturbo psichiatrico. C'è un'intossicazione che porta a sintomi psicologici e psicopatologici, insomma, ci sono degli assi, diciamo, orizzontali e verticali che definiscono una popolazione estremamente eterogenea. Anche questo indebolisce ulteriormente quello che è la definizione di un paradigma concettuale intorno a questo tema. Naturalmente l'uso dei servizi territoriali col peggioramento dei sintomi diventa più complesso. Spesso queste persone sono ai margini di quello che è l'importante gap di trattamento, di cura che si pone nelle nostre società, questo non va dimenticato. E quindi è importante riconoscere che questo è un tema che va affrontato, graduandolo nel modo più intelligente, non spingendo per forza le persone verso la sospensione, per esempio, dell'uso di sostanze, adottando approcci di riduzione del danno, però assumendo una prospettiva di ingaggio terapeutico, di costruzione di progetti. Ci sono una serie di interventi, ma io su questo non mi soffermo, che sono ritenuti evidence-based. C'è tutta una letteratura che parla di interventi integrati, graduati e progressivi, dove l'aspetto assertivo di ingaggio è motivazionale dal punto di vista delle persone, quindi dal punto di vista del servizio, assertività e risposta, elicitazione di un aspetto motivazionale resta importante, ma anche quegli interventi che abbiamo detto sul milieu sociale, sul contesto sociale. Ci sono studi che dicono che è possibile realizzare un intervento specifico che è standardizzato, che si chiama il trattamento VDDT, cioè Integrated Dual Diagnosis Treatment, che si basa su una parte, diciamo, di tipo motivazionale, ma insieme con un aggancio di tipo assertivo. Naturalmente tutti questi interventi cercano di coinvolgere il contesto familiare. Nessuno pensa di risolverlo attraverso interventi farmacologici in maniera pure semplice e quindi concepire per esempio la collaborazione tra servizi di salute mentale e servizi per le dipendenze sulla base soltanto della prescrizione di metadone o di farmaci in qualche modo antagonisti o agonisti parziali delle droghe, questo è assolutamente sbagliato. Abbiamo bisogno di un approccio multidimensionale che non sia categoriale, non guardi alla categoria diagnostica, ma guardi alla individualità delle persone, alla soggettività e alla unicità della storia di queste persone. Quindi la messa in rete dei servizi va assolutamente centrata su quello che è un'idea di ripresa, che è un'esperienza individuale della persona. Noi sappiamo che abbiamo parlato prima dei fattori dell'autodeterminazione, ma la recovery del soggetto, la ripresa del soggetto, è un fatto prevalentemente sociale, cioè si svolge in un ambito sociale determinato, peraltro nasce dalle dipendenze, il concetto di recovery, gli alcolisti anonimi negli anni 30, il concetto di ex, di cambio di ruolo sociale, ma tutto sommato dobbiamo registrare che non abbiamo grandi differenze per noi della salute mentale con un approccio che sia di tipo complesso e globale nella risposta alla persona. Cioè l'interrogazione su che cosa blocchi il progetto di vita delle persone. La malattia come arresto della capacità di futuro, la malattia come crisi. E quindi l'analisi dei fatti, dei bisogni, delle relazioni, delle circostanze materiali, ma anche una narrazione, la narrazione di una storia e quello che è il processo di decodifica del senso in maniera partecipata alle persone, con il contesto all'interno delle quali queste persone vivono. È un'idea che autonomia e libertà si coniugano insieme, quindi dipendenza e autonomia difficilmente le possiamo mettere insieme. Un'idea di un uso all'interno dei processi di autodeterminazione più responsabile delle sostanze può forse essere modulato in servizi intelligenti. Vado velocemente sì. A concludere, se grazie. Mi concedi, so che le persone sono anche stanche.
Noi abbiamo parlato di un approccio whole life, cioè alla globalità della vita. Io credo che quella che è stata l'esperienza basagliana e poi il nostro a Trieste è andata sempre di più in questa direzione. Nel voler assicurare opportunità per la ripresa delle persone, non puoi non costruire un sistema. Questo sistema non è fatto dai servizi, ma è un sistema costruito intorno ai bisogni, con la persona al centro, come cittadino, membro di una comunità, e quindi riconoscere quali sono le sue aspirazioni, costruire un sistema di risposte che ingaggi la comunità nel suo insieme. Oggi tutto questo chiama in causa i determinanti sociali di salute, che rispondono quindi alla vita nella sua interesse, e quindi un accesso, noi diciamo, non ad un welfare straccione psichiatrico, che è stato quello del dopo manicomio, ma la costruzione di processi di welfare locale. Quindi percorsi sociosanitari integrati, diritto all'abitare, il budget di salute, ma direzionato all'interno di un sistema di servizi che collaborano in maniera molto forte, e quindi un terzo settore che cresce e diventa paritario, non soltanto coerogatore di prestazioni, ma propositore di percorsi all'interno di quella che è appunto la costruzione di questo tipo di esperienze di welfare locale. Si è chiamato in causa il tema della coproduzione. Ecco, concludo dicendo che far uscire i soggetti, gli individui e al tempo stesso il terzo settore, la cooperazione sociale, da un ruolo di tipo ancillare rispetto alla dimensione biomedica, che va sfidata, vanno costruiti dei dipartimenti dove queste componenti stanno dentro l'equipe, non sono delle appendici. Dobbiamo andare oltre la costituzione di dipartimenti di salute mentale fatti soltanto da medici infermieri o anche da professionalità sociali. Abbiamo bisogno di soggetti che collaborino col pubblico, e quindi privato sociale, le onlus, il terzo settore, che si assumono la corresponsabilità di questi percorsi di cura. Ecco, io credo che in questo senso possiamo offrire quello che Franca Basaglia e Franco dicevano, dei percorsi attraverso cui questo corpo organico, insomma, in qualche modo, virgolette, schiavo della droga o della malattia, si soggettivizza, costruisce di nuovo una relazione col corpo sociale cui si riferisce, e questo richiede però dei processi partecipativi. I servizi sono chiamati, a mio avviso, a fare questo. Benissimo, grazie. Io non voglio dire nulla perché, visto che i tempi stringono, voglio subito lasciare la parola agli interventi, alle persone che alcuni hanno già chiesto di parlare. Anche Henry, direi di cominciare da Henry Magaron, che aveva già chiesto prima, abbiamo dovuto interromperlo, quindi le lascio la parola. Grazie, sarò brevissimo, solo volevo intervenire dopo quello che è stato detto, gli interventi precedenti, ma anche quello quello di Grazia. Le neuroscienze, cioè, non è che fanno paura, sono irritante certe volte, più delle volte, perché sono partite su una base falsa. Le neuroscienze sono partite alla ricerca di cos'è la coscienza. Quindi di cercare all'interno del cervello quello che cos'è che la coscienza, cos'è che produce la coscienza. E questo è un errore epistemologico che falsa tutti i ragionamenti. Perché il ragionamento che dobbiamo fare è come le neuroscienze devono cercare come l'organismo, perché è l'organismo che è padrone del suo destino. Ma l'organismo non è quindi che è padrone del suo destino e che impara a comportarsi in un modo elaborato, complicato, a pensare, eccetera, eccetera. Però l'organismo non impara da solo, impara insieme agli altri. Da solo non fa nulla. Quindi contesto, voilà, molto brevemente, contesto. Storia personale, storia relazionale, condizioni, sono cose completamente intrecciate. Non c'è un organismo da una parte, una relazione dell'altra. L'organismo è sempre e comunque in relazione con gli altri, in relazione con il suo corpo, e è sempre
in questa trilogia, sempre. Quindi è chiaro che non ci può essere, ogni modello strettamente biologico non funziona. Non funziona. Quindi è sempre biorelazionale, bioaffettivo razionale. Se no, non funziona. Purtroppo le neuroscienze si sono, ma l'hanno fatto in buona fede, perché poi da sempre l'umanità si chiede cos'è la coscienza, dov'è la coscienza, quindi si cerca questa coscienza, non come diventiamo coscienzioso, e quindi sono messa alla ricerca di questo, si sono fregati e continuano a fregarsi poi in realtà. Mentre se lo leggessero come ho fatto io in questa ottica qui, tutte le scoperte interessanti che hanno fatto diventano estremamente leggibili, coerenti e ci permettono a noi di ragionare, perché poi danno tutte cioè le scienze devono cercare di dare le spiegazioni a ciò che noi osserviamo, non indicarci ciò che dobbiamo osservare, e così ci riescono a farlo. Quindi tutta l'idea, tutta la politica delle droghe, la malattia mentale, ormai si è spostato sull'idea, in funzione dell'idea che abbiamo delle piccole strutture, mini strutture, piccole strutture, chiamatele come volete, perché tanto nessuno sa cos'è, che sono responsabili dell'aspetto o dell'altro dei nostri comportamenti, dei nostri modi di pensare e via discorrendo, e che possono essere alterate. In realtà non è così, questo è quella scoperta questa conclusione alle cose che avete della nuova scienza più di 20 anni fa, ma che continua a interversare, perché fa comodo, perché non sappiamo inventare modelli diversi, ma che dice non c'è. Invece, proprio confermano quel modello che vi dicevo io di bioaffettivo, relazionale, contesto. Quindi la doppia diagnosi non vuol dire niente. La psichiatria poi fa questo, fa questo gioco, dice io non so qual è la causa di questi sintomi, però qual è la logica del DSM? Io cerco di fare dei raggruppamenti di sintomi i più coerenti possibile, che si ritrovano statisticamente più in un modo significativo. Quindi cerco di fare questa classificazione, poi forse la troverò la causa. Ma quando si dice questo, è sottinteso che la causa è qualcosa a livello del cervello, un'alterazione, che non può essere così, e che non è così, non è un'alterazione del funzionamento, è il risultato, comportamento idoneo o non idoneo, è sempre il comportamento di interazione tra contesto e l'individuo, e quindi frutto della sua storia. Non è così. Malattia cronica di recidivante non vuol dire niente. Tra l'altro non era ammesso quando l'hanno utilizzato la prima volta, non l'hanno messo dicendo è una malattia. Sono stati un po' più furbi, hanno detto è da considerare come, nel senso che non guarisce, è cronica. In realtà non è né cronica né recidivante. Quello che ho detto, poi mi cerco di andare veloce, per la dipendenza. Cioè, io ho parlato della dipendenza. Chiaramente si può consumare droghe senza avere nessun problema, essendo, rimanendo capace di autocontrollarsi. C'è nessun impedimento a questo. Però alcuni cascano in una condizione di dipendenza. E questa condizione di dipendenza si costruisce quando il contrasto, ma non in assoluto, il contrasto tra l'insoddisfazione che uno riceve dalle droghe e dalla situazione in cui assume le droghe è molto superiore a quelle che ha normalmente nella vita quotidiana. Henry, scusa. E quindi è così che piano piano... Va bene, no, grazie. E tutto questo lo potete trovare, se siete interessati, ne ha parlato Susanna nel libro. Va bene, dunque lascio la parola a Lorenzo Camoletto e intanto chiedo, perché non mi è chiaro se anche Andrea Dainese ha chiesto la parola. Intanto do la parola a Lorenzo e se Andrea vuole intervenire magari lo può scrivere in chat. Ma
Ok, io volevo soltanto così fare una domanda un po' a metà fra una provocazione e una richiesta d'aiuto, perché tanti degli interventi assolutamente condivisibili e hanno messo sul piatto anche una serie di expertise, insomma, interessanti. Però io porto il problema dei servizi di bassa soglia. I servizi di bassa soglia di prossimità si trovano spesso ad impattare con persone che non hanno una diagnosi definita né da una parte né dall'altra, non si capisce se è nato prima l'uovo o la gallina, ma sono in una situazione particolarmente, non adattiva per loro e per l'ambiente in cui si trovano. Ci sono situazioni in cui noi cerchiamo di attivare i servizi di salute mentale. I servizi di salute mentale li trovo spesso, molto distanti anche dal punto di vista pragmatico. Ci sono situazioni in cui le persone poi hanno queste profezie autoavverate, per cui a fermarli ci penseranno una serie di TSO più o meno ricorrenti, o molto più spesso il carcere. E sono situazioni in cui sono molto difficili da gestire, situazioni in cui c'è comunque violenza, e sono persone senza dimora, magari senza documenti, che hanno mille ragioni, sia per poter non essere tanto, equilibrati, sia per poter cercare di riequilibrarsi usando sostanze e quant'altro. Allora, la mia domanda è, al di là della mancanza cronica di risorse che ci affligge tutti quanti e che sappiamo bene quale sia, quali tipi di ponti si potrebbero fare per portare in prossimità anche i servizi di igiene mentale? Perché io non li trovo, ho provato anche a volte ad attivare delle persone amiche, volontarie e quant'altro, e ho trovato una difficoltà nel rendersi conto della realtà di trovarsi di fronte ad una persona che poi in quel momento lì è completamente e legittimamente anche arrabbiato con il mondo e con il resto, e fa delle cose che fanno del male a lui e a tutti gli altri, e va sempre a finire così alla fine, generando poi una reazione da parte della popolazione locale, da parte a volte degli stessi operatori, di rifiuto e a volte anche di allontanamento da quelli che possono essere invece i nostri ideali di lavoro con le persone. Questo perché trovo i servizi generali, quelli più sulla carta vicini a noi, quelli che insomma poi nei convegni sono condivisibili quando si esprimono e fanno riferimento a tutta una serie di possibilità, poi nel concreto, nel pratico, incapaci non soltanto dal punto di vista delle economie e delle risorse, ma anche, secondo me, culturalmente, di poter venire a darci una mano sostanzialmente. Per cui a me piacerebbe che ci potesse essere un servizio sperimentale di psichiatria di strada, ma siamo ancora un po' distanti. Però ecco, la butto un po' lì, probabilmente un po' di lavoro da fare ci sa, c'è anche non mettendo in mezzo le economie, insomma, soltanto avvicinandosi culturalmente. Bene, e ti ringrazio per questo intervento e do la parola ad Andrea Dainese. Eccomi. Io, come ogni giorno, ogni modulo che affrontiamo quotidianamente, do il mio contributo come posso per le tematiche che affrontiamo. Ecco. Allora, per la prima avrei da dire sulle discipline neuropsichiatriche, di rilevanza positiva l'ossigeno come elemento biologico da integratore per fitness e wellness, per poi diffondere contro queste conoscenze contro l'abuso e la qualità di cibo introdotto nella dieta di ogni individuo, il tutto adeguato, tutto questo utilissimo per i consumatori di droghe leggere, secondo me. Sottolineo il fitness wellness, e attraverso l'attività aerobica e l'uso adeguato del cibo, tutti questi concetti qua potrebbero essere utili, ecco, per chi fa uso di sostanze di droghe leggere soprattutto. Poi, per secondo punto, per qualificare la soggettività del benessere, perché non dare spazio anche all'uso della canna CBD libera in adeguato ambiente genitoriale e spirituale, che è già una cultura diffusa, no?
E terzo punto, in un ambito di istituto ho trovato per esperienza in corso utili i gruppi di appartamento protetti di DSM e dunque un processo che rende consapevole il soggetto in un contesto familiare diverso per obiettivi personali diversi. Poi la sicurezza è conseguente, cioè riuscire attraverso aiuti finanziari alla persona da famiglie e istituzioni pubbliche e private per raggiungere anche con reddito dignitoso una dipendenza abitativa che uno avrà a disposizione con diverse opzioni. Per questo per me è sicurezza sociale, reddito sicuro, no? Chiuso. Grazie. Prego. Grazie. Grazie Andrea. E dunque, Giuseppe Fusari, se non sbaglio, se non ho letto male, ha fatto una domanda, possiamo dare, può dirla direttamente qui? Sì, sì, mi sentite? Sì. Sì, no, io chiedevo a Margaron cosa ne pensa degli studi di epigenetica. Che cercano in qualche modo di spiegare come il contesto di relazioni, di traumi, no? Anche di stili di vita si trasmette da una generazione all'altra, comunque rimane, no? in questo substrato organico, diciamo così, e poi diventa invece uno stile, una, no? Per esempio la trasmissione delle difese anche arcaiche rispetto ai traumi, e quindi è lo stile per esempio anche affettivo relazionale che si trasmette anche attraverso, perlomeno questi epigenetisti provano a spiegarlo così. Cosa ne pensa lei? Allora, i geni producono proteine, non è che producano comportamenti così. Chiaramente un genitore nei suoi confronti dei suoi figli produce dei geni che sono simili ai suoi, gli dà i suoi geni. Il comportamento, la similitudine di comportamento tra padre e tra generazione dipende molto dall'educazione, non tanto, cioè i geni, ripeto, sono più o meno sono estesi a metà tra madre e con delle variazioni per singoli, e possono dare delle, come dire, predisposizioni, delle capacità, delle predisposizioni, all'individuo. Però queste vengono sfruttate, le sue possibilità, la sua disponibilità, dalle esperienze. E chiaramente il messaggio, il comportamento, l'atteggiamento, le cose della madre, del padre, della famiglia, che vengono trasmessi anche, che si rifletta, che riflettono la sua storia, il suo passato, si trasmettono al suo figlio, ma tramite il comportamento. Perché il comportamento, e poi diventa anche una cosa cerebrale, perché il comportamento, le cose che facciamo, sì, inseriscano, si stampano nel cervello, perché questo è un meccanismo, l'hai detto in modo molto, si stampano nel cervello per poter diventare poi a loro volta competenze delle situazioni che analoghe, quando si ripresentano le situazioni analoghe. Chiaramente non facciamo solo ripetere quello che abbiamo imparato, ma possiamo, l'ho spiegato, l'ho detto brevemente, possiamo anche inventare, innovare e cambiare, chiaramente. Però il passaggio è attraverso i comportamenti, non direttamente tra i geni. I geni attraversiamo i geni, sono i geni del padre, della madre. Non c'è i comportamenti, perché la domanda, l'altro aspetto della domanda è: i comportamenti possono cambiare i geni? Sembra di no. Sembra di no. È stata una vecchia discussione già di 200 anni fa, anche con, ma anche ora i geni sono definiti e non cambiano in relazione all'altro. Però attenzione, accanto ai geni, perché noi abbiamo i geni che producono, quando si parla del genoma, si riferisce al genoma, si è scoperto il genoma 2000 anni fa, nel 2000,
e si è scoperto che avevo 30.000 geni. Ma in realtà questi 30.000 geni sono solo una piccola parte, il 5%, il 95% di altri geni che non conosciamo sono geni che rispondono ai stimoli ambientali per condizionare i geni che producono le proteine. È quello che ho cercato di dire a livello della per rinforzo sinattico. Quindi c'è anche questo aspetto qui. Non so se ho risposto alla domanda. Ma... Bene, grazie. Ci sono altri interventi, perché alcune persone hanno scritto delle riflessioni nella chat, però non mi è chiaro se vogliono prendere parola. Manca qualche minuto, quindi abbiamo veramente pochissimo tempo, insomma. Giuseppe, ah ecco sì, Giuseppe ha risposto, perché abbiamo i microfoni bloccati. Va bene, dunque. 18.01 forse possiamo anche... Possiamo, esatto, siamo stati molto precisi, molto bravi a questo punto. Sono, diciamo, le 6. Io... Si vede tutto che cosa? Ecco, ringrazierei tutti i partecipanti per questa interessante giornata. Vi saluto, non so se l'organizzazione deve dare qualche comunicazione per le giornate successive, questo io non lo so. Grazie Laura, semplicemente che il link che avete ricevuto rimane lo stesso e quindi domani vi potete connettere. È importante avere la versione di Zoom aggiornata, perché domani saranno necessari per l'interpretariato dall'inglese e per la discussione nelle stanze, che sono supportati questi due servizi soltanto dalle versioni aggiornate di Zoom. Le istruzioni su come aggiornare la vostra versione di Zoom sono nella mail che avete ricevuto con il link per partecipare. L'appuntamento domani non è alle 11, ma è alle 10. Non direi che non c'è altro. Bene, allora grazie a tutti. Buona serata.